Un appuntamento in collaborazione con... Amici telespettatori, benvenuti alla quinta puntata di Domenica Gol, 17° anno. È una serata di domenica, una serata vincente perché la Volley Soverato ha strappato con i denti e con il cuore un'importante vittoria al tie break, ma soprattutto, prima di entrare nel vivo la nostra trasmissione, è la serata del ritorno di Stefania Abruzzo. Benvenuta Stefania, ci sei mancata tantissimo. Buonasera e ben ritrovati a tutti i telespettatori di Domenica Gol, ma soprattutto ben ritrovati a voi, a te Giorgio, a Fausto e naturalmente anche agli ospiti che adesso presenterai. Li presenteremo subito, sappiate che su Instagram c'è il mio bacio di benvenuto a Stefania dato a nome di tutti voi, però li ho dato io. Un saluto anche a Fausto Varano, l'uomo che dopo Pietro Mosella sa tutto sulla pallavolo. Ciao Fausto. Buonasera, ma molto dopo Pietro Mosella, hai ragione Giorgio. E grazie alla regia di Antonio Mauro, poi c'è Sassai Apello, Antonio Siciliano, Pasquale Lentini, me li sono segnati tutti, Anton Luca Franco e il nuovo acquisto Francesco D'Aquino. Andiamo subito a presentare quelli che sono i meravigliosi ospiti di questa serata. Non si può prescindere dall'uomo del volley, The Voice of Soverato, Pietro Mosella, buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori. E noi mettiamo subito i paletti perché voi sapete che noi non ne capiamo niente di pallavolo. Pietro Mosella sa tutto e quindi arriviamo a un'equa sufficienza. E poi abbiamo lei, campionessa europea, campionessa mondiale, Alice Tanase, buonasera. Buonasera a tutti. E poi un altro punto di forza della Volley Soverato di quest'anno, Federica Saccani. Sono tutte belle, brave e professionali. Buonasera Federica. Buonasera. E allora io partirei subito con i messaggi, Stefania. Come facciamo per metterci in contatto con il popolo? Sì, prima di iniziare volevo ricordare ai telespettatori che oltre a seguirci naturalmente su Instagram e su Facebook come fate, tra l'altro ogni settimana ci seguite con molta passione, mandate i vostri sms e i vostri whatsapp al 366 23 45 070, e se volete invece intervenire in trasmissione lo potete fare allo 0967 52 1675. A tal proposito arrivano già dei messaggi qui sul nostro whatsapp che salutano le ragazze del Volley Soverato e dicono complimenti per questa bellissima vittoria al Palascoppa. Benissimo, e allora io partirei subito in attesa di quelli che sono i risultati della classifica che la nostra regia, ecco, immediatamente con la meravigliosa grafica di Sassai Apello ci propone. Stefania, leggi tu i risultati o la classifica? Siamo esattamente alla settima giornata di questo campionato Samsung Volley Cup della 2, girone A. Volley Soverato Pinerolo 3-2, Mondovì Martignacco 3-0, Caserta Orvieto 2-3, Olbia Acque Sapone Roma 3-0, riposa il Baronissi. E invece la classifica dopo 7 giornate di questo campionato che ha una formula particolare vede Mondovì 19, Orvieto 16, Soverato 15, Martignacco 9, 8 punti Caserta, 7 punti per Pinerolo, 5 punti Baronissi, Olbia 3 punti e Acque Sapone Roma 2. Pietro, io partirei dicendoti 13-25, 25-22, 19-25, 25-22, 15-11, se non ho sbagliato questi numeri, e non è un numero di telefono. I parziali del 3-2 maturato oggi al Palascoppa, un altro 3-2, questa volta però invertito rispetto a domenica scorsa, perché il Soverato, praticamente l'andamento della gara è stato l'opposto di domenica scorsa, dove il Soverato con Mondovì era avanti 2-1 e perse 3-2, oggi invece sotto 2-1, grande reazione, prima il quarto set e poi un ottimo tie break chiuso 15-11, direi due punti importantissimi, una bella reazione di squadra dopo un primo set brutto, giocato male. Ne abbiamo parlato anche nel post gara con coach Napolitano, la squadra ha reagito alla grande, direi, quindi contro un avversario coriaceo,
costruito bene, una squadra importante che farà sicuramente bene in questo campionato, quindi a mio avviso, a maggior ragione, sono due punti ancora più importanti sia in ottica classifica sia per il morale in vista dell'ostica trasferta di Orvieto. E secondo me, avendo visto la partita, lì c'è stato un po' l'anima e l'immagine della squadra. Un primo set, obiettivamente, che c'era coach Napolitano che si stava strappando i capelli, però poi nei momenti importanti c'è stato nel finale, mi pare fosse il quarto o il quinto set, un pallonetto fatto da Alice che era in un momento decisivo. Insomma, ci avete messo il cuore come sempre, siete una squadra che lotta. Sì, sicuramente non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, potevamo fare molto meglio, ma abbiamo lavorato tanto questa settimana e i risultati si sono visti. Siamo tornate con i piedi per terra perché dopo la sconfitta di settimana scorsa comunque abbiamo disputato una buona gara. Dobbiamo lavorare molto in palestra sugli errori e sulla gestione appunto dell'errore. Federica, e tutta la squadra ha volato verso il trionfo del quinto set. Alla fine avete ricevuto l'applauso degli ultras, però io vi vedevo che eravate come un tutt'uno, anche quelle che hanno giocato di meno. Sì, assolutamente. Questa squadra, siamo veramente una vera squadra di 12 persone, insieme allo staff, insieme a tutti i tifosi, e miriamo veramente tutti verso un'unica direzione ed è una cosa bellissima. Il paese è davvero piccolo, però è molto molto bello stare qua. E sarebbe stato contento coach Anderlini, che dava il nome alla scuola di volley dalla quale mi sembra proviene, il mitico coach, me lo ricordo anch'io, figurati, della Panini, quindi perché avete dato veramente una dimostrazione di forza. E a proposito di coach, chiedo a tutte e tre, partendo da Federica, coach Napolitano nei momenti critici ha preso la sedia e si è seduto, ma era molto calmo in quei momenti. Prego Federica. Ma diciamo che non è partito tranquillissimo, era molto molto teso e anche noi lo eravamo. Era una partita molto importante e dovevamo portare a casa il risultato, quindi non è facile mantenere la calma in queste situazioni. Alice, coach seduto o coach in piedi? Qual è meglio dal vostro punto di vista? Tutte e due, perché quando è in piedi comunque ce lo sentiamo più vicino, è più parte della squadra. Quando è seduto invece usiamo un po' di più la testa, sta lì con noi e ci sta sempre vicino. Soprattutto oggi era il suo compleanno e abbiamo augurato proprio nel migliore dei modi. Un bel regalo. Pietro, Saverio Maiolo ci ha mandato gli scout, puoi farci una analisi approfondita, e noi comunque ringraziamo Addetto Stampa e ci ha mandato anche le fotografie del momento della festa successivo alla vittoria. A proposito degli auguri, facciamo gli auguri al coach Napolitano che oggi compie gli anni, tra l'altro proprio le ragazze a fine gara hanno cantato la classica canzoncina di auguri, quindi è stata sicuramente una bellissima cosa. E la squadra, direi che tutto, come di consueto, direi, è stato distribuito il gioco, guardando i tabellini, insomma, tutti hanno dato il loro contributo, ovvio che c'è qualcuno che spicca. La scorsa settimana stavamo parlando proprio di Alice Tanasi, che aveva fatto un'ottima prestazione con Mondovì, stavamo commentando il suo tabellino, oggi è qui con noi, oggi è altra grande prestazione, sicuramente non era facile, di fronte c'era una squadra che abbina qualità ed esperienza, quindi era una partita molto impegnativa, anche dal punto di vista tecnico direi. E soprattutto c'erano Serena Bertone, c'era Costanza, Carlotta Zanotto, sì, quindi due ex. Grande saluto anche del Palascoppa, come giusto che sia, per tutte le ragazze che comunque sono state qui. Serena poi è stata negli ultimi 4 anni consecutivi a Soverato, quindi ovviamente avrà lasciato un pezzo di cuore qui. Poi nel post gara abbiamo raccolto le sue impressioni, quindi vedremo anche l'intervista. Carlotta è stata nel 2016-2017, comunque è stata una stagione molto positiva sia per lei che per la squadra, quindi sono state molto contente di tornare e quindi era giusto che anche i vecchi tifosi le salutassero, ecco. E noi abbiamo già le immagini. Alice, tu a livello giovanile hai vinto tutto, anzi sei andata, se non vado errato, e quindi ti troverai bene anche qui negli studi di Soverato Rubra, a Casal dei Pazzi, se no, quindi noi siamo abbastanza simili, hai vinto europei, hai vinto mondiali, eccetera. Ora questa A2, com'è per una giovane grande promessa che però si affaccia a questo mondo professionistico? Quindi? Sicuramente è una sorpresa anche per me. Ringrazio Bruno, la società, che mi sta dando questa opportunità. Sto provando a sfruttarla al meglio e ci darò il cuore perché un'occasione così non ricapita tutti i giorni e sempre di piedi per terra ovviamente.
Anche se siamo a sud e siamo lontani da tutto il mondo pallavolistico principale, così sembrerebbe. Sì, è un paesino piccolo, ma che ti dà il calore che nessuno si aspetterebbe, appunto, quando si parla del sud. Ci sono mille punti di domanda, ma arrivando qui si percepisce tutto. E invece volevo chiedere a Federica, io me la ricordavo di volto e non di nome, l'Agrigolo, che schiaccia con la sinistra in mancina, ma quando c'è un'avversaria del genere, che pure ci ha dato un po' di fastidio quest'oggi, quali sono gli accorgimenti che bisogna prendere in campo? Ma diciamo che essendo una giocatrice diversa dalle solite bande che comunque hanno il braccio destro, il match analysis è davvero importante da fare prima della partita. Quindi l'avevate studiata comunque? Sì, però diciamo che non si può allenare durante l'allenamento perché nessuna di noi è mancina né dello staff, quindi... Quindi l'avete dovuto affrontare, mi sembra che l'hanno contenuta bene, Pietro. Direi proprio di sì. Ma quali erano i punti di forza di Pinerolo? Perché in alcuni momenti mi pare, come dicevano nelle interviste, hanno forzato sulla battuta, ma anche noi in battuta non siamo andati male. Lo possono dire meglio di me perché l'avranno studiata a video tutta la settimana. Io, a mio avviso, è una squadra che distribuisce bene anche le sue caratteristiche di gioco, perché ha un opposto di categoria come Caialina, ha due centrali come Bertone e Caserta che comunque sono abbastanza reattive, c'ha due bande esperte perché Grigolo è ancora giovane ma comunque ha diversi campionati di A2 alle spalle, c'ha Natalia Serena che è una veterana, quindi direi che è una squadra che abbina qualità ed esperienza in tutti i ruoli, quindi direi che è una squadra costruita. Credo che il loro obiettivo sia l'ingresso nei playoff, quindi ovviamente nella pool playoff, quindi credo che la vittoria, ecco perché secondo me la vittoria di oggi è ancora più importante. E ora dovete sapere che noi abbiamo Fausto Vararo che di solito fa le domande cattive. Fausto, le ragazze erano preoccupate, dice no, se c'è Fausto non veniamo, ma giusto una battuta ce la fai. No, io in pratica avevo pensato di non intervenire, stasera gliel'avevo detto che non avrei detto nulla. No, ma non è una battuta cattiva, è una battuta molto, pensate molto che più... essere fortunata, invece no, è intervenuto. Molto più tranquilla, dicevo. La differenza, ecco, che tra il 3-2 della domenica scorsa e il 3-2 di questa settimana, probabilmente anche la forza delle due squadre sicuramente c'entra pure un pochettino. E poi un'altra cosa, domenica avrete una chiamata importante, se non sbaglio, anzi mercoledì, domenica avete una chiamata importante contro Orvieto, che anche perché Mondo vi riposa, quindi potreste anche fare qualcosa di positivo. È stato buono Fausto, prego Federica, è stato generico quindi si può rispondere con tranquillità. Ma la partita di domenica scorsa contro Mondovì era davvero un gran match e sinceramente non mi aspettavo questo risultato da parte di tutta la squadra, perché comunque loro sono una squadra molto molto esperta, noi siamo davvero giovani e quindi nei momenti di difficoltà purtroppo essere più esperti delle volte è meglio, però noi siamo giovani con delle grandi energie, una grande squadra e quindi siamo riusciti a fare davvero bene. Alice, sempre riferendosi a Fausto Varano, il totem del giornalismo comprensoriale. Allora, riguardo alla partita di settimana scorsa, un risultato che ci aspettavamo e non ci aspettavamo. È andata sicuramente molto bene. Una squadra esperta che ha un opposto di livello, se non penso il miglior opposto della categoria, che ci ha messo in difficoltà, ma anche noi abbiamo messo in difficoltà lei. Riguardante la partita di oggi invece penso il loro punto di forza sia un po' la palleggiatrice, che è molto esperta, e l'altezza dell'opposto che in alcuni momenti della gara ci ha messo veramente in difficoltà. Noi a un certo punto della partita avevamo percentuali basse, sicuramente in attacco, però abbiamo saputo sfruttare bene i nostri posizionamenti a muro, di conseguenza la difesa, a un certo punto abbiamo iniziato a forzare in battuta, cosa che ha dato i suoi frutti. Se non ricordo male, negli anni scorsi un pochettino dicevamo che le ragazze
si deprimevano quando avevano qualche fase negativa. Io vedo che invece le ragazze di oggi, proprio forse per la gioventù, per la voglia di voler emergere, quest'anno reagiscono molto bene. E il fatto stesso che loro dicano di aver perso contro una grande squadra, di aver addirittura ottenuto un punto, cosa che magari non si aspettavano, è una cosa davvero diversa dagli altri anni. Credo che lo commentava e lo diceva anche il coach Napolitano, questa è una squadra che comunque, nonostante la giovane età, nonostante un po' di inesperienza, reagisce alle difficoltà. Sicuramente ci sarà l'energia delle giovani, ci saranno tutti questi fattori, però è una squadra che secondo me pian piano sta anche prendendo consapevolezza dei propri mezzi attraverso la cultura del lavoro, perché il coach, come poi potrete vedere nel post gara, è uno che vuole sempre che la squadra tenga un livello alto, come dice lui, quindi di conseguenza è anche molto esigente e le ragazze comunque lo seguono. Prego. Instagram, ma siamo anche sulla diretta Facebook, ma voglio segnalare un WhatsApp che arriva qui sul nostro numero, dice praticamente così: complimenti alle giovani e brave ragazze della pallavolo e Mosella, e a Mosella per la professionalità. A proposito di questo, Pietro, c'è un fortissimo attaccamento del pubblico di Soverato, ma non solo, di tutto il comprensorio verso la Volley Soverato, un pallascoppa pieno, eh? Lo commentavamo, lo dicevamo, guarda, mentre venivamo qui, dicevamo, loro si sono, a mio avviso, si sono integrate benissimo sin da subito nell'ambiente, una squadra dove c'è molta armonia, compatta, la città in un certo senso, come per carità era accaduto anche gli anni scorsi, ha tra virgolette adottato questo gruppo. Forse il fatto che sia una squadra molto giovane quest'anno ha inciso ancora di più sotto, per quanto riguarda questo aspetto, però una squadra è una, la città la sente sua, queste ragazze le sente sue, le coccola. È stato un momento di calo obiettivamente anche nel pubblico. Sì, beh, gli altri anni hanno un merito non indifferente, quello di aver riportato la gente al palazzetto. Sì, negli altri anni magari c'erano momenti in cui magari c'era qualche striscia negativa dei risultati che non aiutava. È ovvio. I risultati aiutano portano. Sempre, lo dicevamo anche vincere, con le ragazze. Aiuta a vincere. Vincere 5 partite su 6, certo. Di cui uno è l'unica sconfitta al tiebreak, è normale che aiuta. Però diciamo che le ragazze sono state brave, tra virgolette, ad accattivarsi le simpatie del pubblico. E soprattutto si vede che sono concentrate, perché anche nei sorrisi, nella preparazione, eccetera, si vede sempre la grinta, quello che un tempo si chiamava occhi della tigre. A questo punto, prima di chiudere, c'è l'angolo estremamente tecnico e qui li mettiamo un attimo in difficoltà. Innanzitutto, Alice, lo sai che nel riscaldamento insieme con la Harley mi stavate per colpire con una pallonata, mi è arrivata proprio vicinissima. Questo fatto ha portato fortuna, ma non lo facciamo più. No. E poi avevo notato che facevi un... Ero lontanissimo. Ma l'odore è troppo vicino, ti metti? Sì, ma ero lontanissimo, ma Alice sbatteva la palla contro il pavimento e quella saliva talmente in alto che arrivava lontanissimo. E poi sì. Facevi uno stretching attaccato alla scaletta. Quello che cosa serve? Per le caviglie o per affascinare il pubblico? No, per i polpacci, perché a volte ho un po' di problemi, vengono dei crampi, quindi mi è stato consigliato di scaldarmi bene. E sempre per il lato tecnico, Federica, situazione tatuaggi. Se ho guardato bene, Alice ne ha uno sul braccio sinistro, tu? Io no. Niente tatuaggi. Zero tatuaggi. Ho visto bene, Alice, o ero troppo lontano? No, ne ho tre di tatuaggi, però questo è quello che... Quindi come il coach Napolitano, insomma, sì. Lo stesso tatuaggio. E allora, a questo punto, mentre il nostro regista ci fa il segno che siamo in onda su Instagram, Mondo Volley... Caspita, mi sento emozionato, allora lo facciamo vedere ma a loro. Ma cos'è quello che dice hashtag per caso? Hashtag. Esatto, non bisogna dimenticare che quando mandate i vostri selfie, anche voi della Volley Soverato, mi raccomando, ricordatevi il nostro hashtag che è DomenicaGolS1TV. E io sto ringraziando il Signore per la bellezza di Stefania Abruzzo, ma sto anche facendo vedere gli autografi che anche stasera sia Alice che Federica hanno a posto. Ma io raramente mi lavo, quindi non c'è questo problema. L'ultima notazione, sappiate che noi abitanti di Soverato, non so chi di voi, chi della squadra, perché ci sono tre giocatrici che abitano proprio dietro casa mia. Ce l'hai vi controlliamo, quindi prima dopo mezzanotte non si esce. Sappiatelo che siamo lì sul balcone a controllare. La finestra. Sì, lo presento. Se possiamo fare un gossip, una sera che tanti anni fa una giocatrice aveva litigato col fidanzato, sono stato in ansia finché non hanno fatto pace. In sostanza.
Va bene. E allora, se, che facciamo? Che si fa in questi casi? C'è una cosa complessa, perché ora noi mandiamo le interviste e la pubblicità, quindi se riusciamo a inquadrarle tutte e due, dovrete dirci prima le interviste e poi pubblicità, e poi siete libere, Pietro, rispettando i tempi. Assolutamente sì, tutto perfetto. E allora grazie, comunque grazie per la disponibilità, perché Alice e Federico, io l'ho vista, hanno rilasciato anche interviste serie. C'era una a Volley Casal dei Pazzi, che era un giornalista vero, che me la sono vista, ho imparato un sacco di cose. Quindi vi ringraziamo per la pazienza e vogliamo che vinciate. E allora grazie. Alice e Federica, siete voi quindi a lanciare interviste e pubblicità. Potete delle interviste e poi... Non ho capito, ora voi ve ne andate, televisioni importanti, lanciate, dite. Voi ve ne andate, ci saranno interviste, e prima le interviste e poi le pubblicità, lo dovete dire. Dicile le cose. A tutti c'è le centinaia di spettatori. Prima le interviste e poi pubblicità. Siete meravigliose, grazie. Coach Napolitano, arriva una bella vittoria al tiebreak in rimonta per il Volley Soverato. Innanzitutto auguri di buon compleanno, grazie, come grazie, tutta la squadra grazie. Ha cantato a fine partita. Una bella soddisfazione, un'altra prova di carattere della sua squadra. Ma sì, diciamo, partiamo dalla cosa secondo me più importante, che era quella di comunque dar continuità a sto lavoro che stiamo facendo. E oggi io la partita la temevo molto, perché loro sono una squadra che a discapito dei 5 punti, adesso 6, che vanno in classifica, una squadra contro cui è difficile moltissimo giocare, quindi la temevo. Poi alla fine comunque veniamo fuori con la quinta vittoria su 6 partite, per cui al di là di come è maturata, questo è un dato di fatto, non possiamo fare analisi, o meglio, le analisi vanno fatte alla luce di questo punto di partenza, 5 vittorie su 6. Sicuramente non abbiamo giocato una gran partita, molto merito secondo me di Pinerolo, che ha forzato tantissimo il servizio e peraltro sbagliando poco. Abbiamo avuto all'inizio un po' di percentuali basse sui nostri posti 4 e il posto 2, i laterali in attacco, ma anche grazie al merito di Pinerolo, che insomma ha lavorato molto bene muro difesa. Però continuo a dire che questa è una squadra che riesce a tirare fuori, veramente a tirarsi fuori da situazioni difficili, ingarbugliate, a trovare comunque il bandolo della matassa, e questo è una qualità, veramente una qualità che hanno. Un brutto primo set, però poi al termine di quel brutto primo set la strigliata di Coach Napolitano ha sortito i suoi effetti, perché la squadra poi effettivamente dal secondo set in poi ha cambiato anche l'approccio, l'atteggiamento, una squadra che ha reagito, ha giocato alla pari contro una squadra comunque ostica come Pinerolo, quindi c'è da ritenersi soddisfatti anche per questo, la squadra ha reagito prontamente. Sì, ma Pinerolo veniva dal 3-2 contro Orvieto, voglio dire, una squadra che sta facendo un percorso secondo me importante. Io la strigliata, sai, insomma, le reazioni possono essere in qualche modo provocate in diversi modi. Ho visto una squadra che secondo me non era entrata con lo atteggiamento giusto in termini di attenzione, di concentrazione, non di volontà, perché questa è una squadra che la volontà non la lesina mai. Il problema è che per giocare contro una squadra come Pinerolo bisogna fare le cose fatte bene, per fare le cose fatte bene bisogna avere un livello di attenzione alto. Io capisco che alla mia squadra chiedo un livello di attenzione altissimo per un sistema che noi abbiamo in qualche modo, sul quale stiamo lavorando, e lo capisco, ma è la mia pallavolo, io non so giocare diversamente, quindi questo è quello che io chiedo e chiederò sempre alla squadra, per cui c'è bisogno veramente di scendere in campo con un alto livello di attenzione. Per la prima volta torna da ex al Palascoppa dopo ben 4 stagioni consecutive a Soverato, Serena Bertone, una giornata di grandi emozioni ovviamente, come era nelle previsioni, alla fine arriva una sconfitta al tiebreak, comunque un punto importante conquistato da voi su un campo che tu sai benissimo essere molto ostico. No, una bellissima emozione tornare qua, ritrovare tutti i tifosi, tutti gli amici, bellissimo. C'era un po' di tensione in campo, però il primo set l'abbiamo portato a casa molto bene. Poi dopo loro hanno reagito e siamo riusciti a tenere la partita lì, purtroppo hanno avuto la meglio loro alla fine. Siete andati avanti 2-1, forse lì nel quarto set potevate essere un po' più determinati, invece il Soverato ha reagito bene, vi ha tenuto testa, poi nel tiebreak invece è apparsa più reattiva la squadra di casa rispetto a voi. Sì, il quarto set non abbiamo battuto come dovevamo per metterli in difficoltà, e poi abbiamo fatto certi errori stupidi da evitare e hanno vinto loro il set purtroppo. Sensazioni su questo Taraflex, giocare da avversario per la prima volta?
No, è bellissimo, mi sembrava di giocare col Soverato, però in un'altra squadra, perché era tutta nuova il Soverato, quindi molto bello. ...1895, viene proiettato il primo film della storia. 1903, il primo volo in aeroplano. 2018, la storia cambia di nuovo. Per la prima volta con Fiat, il diesel lo paghi meno del benzina. Fiat tipo diesel con clima e Bluetooth da 12.900 euro. E con B-Smart, valore futuro garantito. L'offerta scade il 31 ottobre. Inizia il Paolo e Corrado Show. Dal 5 novembre 2018 in diretta radiofonica su Radio Amica in Blu. Soverato 1. E in diretta web anche su soverateamo.com. Tanti ospiti verranno a trovarci, noi avremo modo di conoscere sia la loro vita privata che la loro vita pubblica. Tutto. E voi avete modo di mettervi in contatto con noi come? 0967 52 16 75, questo è il numero di telefono. Oppure il numero WhatsApp che è 366 245 070. No, assolutamente, 366 2345 070. È quello giusto. Tanto poi ve lo ridaremo in diretta. Paolo e Corrado Show. In diretta dal 5 novembre 2018. Aspettiamo. Ciao. Te estoy diciendo. She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind. I've seen a lot of pretty faces, ain't nobody like you. And I never had a love like the one we knew. Now she's on my mind, she's on my mind. Con 9 punti è vicina, perché ricordiamolo, sì, la classifica è corta. La classifica è corta, parte diciamo un po' in rotonda, che pare possa ancora essere invischiato nella zona bassa della classifica, ma poi ci sono le due squadre di Messina che lottano, quindi voglio dire, quantomeno non c'è il rischio come gli altri anni di avere una retrocessione diretta. Prego. Abbiamo già i risultati. Bene, 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 andiamo. Prego Stefania. E ci siamo con questa nona giornata della Serie D, è andata così: Messina-Gela 3-0, Bari-Città di Messina 1-0, Cittanovese Castrovillari 1-3, Marsala-Locri 1-0, Roccella-Nocerina 1-2, pareggio Rotonda Portici, è un pareggio anche per Troina Igea Virtus, è un 1-1 come Rotonda Portici, Turris Acireale 3-1, San Cataldese Palmese 0-1. Abile Capriola, andiamo subito sulla classifica della girone I della Serie D. Bari 23 punti, Nocerina 18, Turris e Palmese 15, a 14 punti troviamo il Locri e il Gela, 13 punti Portici, Marsala, Castrovillari, Cittanovese e San Cataldese 11, 10 punti Acireale, 9 Roccella e Troina, ACR Messina 8 punti, a 6 punti Città di Messina e Igea Virtus e a 4 punti chiude Rotonda. In attesa del collegamento con Emilio Lupis, Fausto, quindi Città di Messina e ACR Messina insieme fanno 14 punti, se non vado errato. Sì, uno meno della Palmese, quello uguale a quelle dell'Ocri. Però sì, anche qui il Messina, ricordiamolo, era venuto anche dalla vicenda dello scorso anno, ci furono quella polemica con la Vibonese, è stato riammesso, poi a Messina hanno preferito fare un'altra squadra, adesso ce ne sono due, e secondo me due squadre fanno male, a meno che non siano squadre di Serie A come quelle che abbiamo in una città, ma in una città come Messina credo che sia difficile mantenere due squadre, anche perché in Serie D è difficilissimo. Per tornare al discorso della Nocerina, che tu ne possa dire, è seconda in classifica, caro Giorgio, e quindi insegue il Bari, quindi sì, si poteva aspettare la sconfitta del Roccella. Damiano, a me sta piacendo tantissimo questa Palmese, è imbattuta al pari del Bari. Sì, addirittura all'inizio del campionato non si sapeva se poteva fare il campionato, se poteva fare la squadra, se poteva iscriversi, adesso si trova in quarta posizione, perché diciamo in terza, ipotetica, a 15 punti e senza sconfitte. Sicuramente non è
Franceschini ad allenare, sì. Devo dire che secondo me ha messo anche... Franceschini ex del Galli. Sì, 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 sì. Io l'ho affrontato pure quando giocavo a Guardavalle. Sì. E devo dire che la sua squadra giocava molto bene, mi aveva ben impressionato. Quindi credo che abbia messo a posto pure, secondo me, il reparto difensivo, che era quello che magari all'inizio era un po' così claudicante, però... Adesso, secondo me, inanellando pure un po' di risultati, sai, poi fai morale, fiducia, la squadra è anche giovane, quindi questo fa tantissimo. Squadra. Esatto, esatto. Ma volevo chiedere a Damiano, la presenza di una squadra come il Bari in Serie D, per un giovane, diciamo un giovane di belle speranze che gioca in Serie D, può essere un fatto positivo o un fatto negativo? Cioè una grande squadra che lo travolge oppure... Sì, o magari anche degli stessi locali di Bari. Esatto, diciamo che è negativa. Però ovviamente la presenza del Bari in un campionato come la Serie D dà lustro ovviamente allo stesso campionato. È vero che comunque farà un campionato a sé, come già lo sto facendo, e che quindi, diciamo, in qualche maniera, non dico falsi il campionato, però è tutt'altra storia, è tutta di un'altra categoria. Abbiamo Emilio Lupis al telefono, ma siccome io sono social... Sul traghetto forse? Fausto, appunto, e tu lo sai che io sono social, io lo seguo e vedo sempre che è in giro, ovviamente, per fare il suo lavoro, ma più che fare il tuo lavoro, Emilio, io ti vedo sempre a mangiare, e l'arancino, e traghetti, e praticamente tu fai la bella vita, non fai il giornalista. Buonasera a tutti, però non mangio l'arancino sul traghetto, anche perché io sono per metà messinese e quindi conosco bene i punti strategici di Messina dove mangiare l'arancino buono. La prossima volta che vieni in trasmissione ce li porti qui, vero? Facciamo così, io domenica prossima vengo a vedere la partita da Cireale, sì? Magari posso allungare poi fino a Soverato e porto una teglia d'arancino e poi ce la mangiamo assieme. Vediamo, la possiamo provare ad organizzare questa. Emilio, è andata già, la tua organizzazione è perfetta, è andata. L'abbiamo già fatto. Va bene, vediamo quello che possiamo fare. E allora Emilio, ci servono un paio di tue pennellate su questa Serie D. Ma allora, questa Serie D c'è la favola della Palmese che continua, è andata a vincere in un campo dove fino adesso nessuno aveva strappato sorrisi, contro la San Cataldese che in casa ha costruito gran parte delle sue fortune. Contestualmente però c'è stato un comunicato del commissario straordinario della squadra neroverde dove dice che sostanzialmente lui garantisce il prosieguo delle attività fino alla fine di questo mese. Vedremo come andrà a finire. Certo, questa è una cosa che se dovesse andare avanti in questi termini, chi è bravo veramente a scrivere potrebbe farci un bel libro sulle gesta della Palmese. Il Castrovillari mi sembra evidente che sia uscito dalla crisi, anche perché andare a vincere contro la Città Novese non è semplice per nessuno, soprattutto con l'ambiente che si stava iniziando a creare. Il Roccella cade contro la Nocerina che ha ritrovato stabilità societaria, ma il Roccella sta zoppicando un po' troppo ultimamente e il valore della squadra dovrebbe consentire una salvezza più tranquilla, mentre per quanto riguarda il Locri c'era questo trittico terribile. Contro il Bari la sconfitta poteva starci, contro il Messina è stato un buon pari. Oggi ho visto la partita, sto tornando da Marsala, è stato un calcio di punizione al quarto minuto a risolvere una sfida che altrimenti sarebbe stato il classico 0-0 stampato su scolpito su pietra. Però onore al Marsala che comunque, c'è da dire, sotto un profilo di dominio territoriale ha sicuramente legittimato i tre punti. Questa è, diciamo, la situazione delle calabresi a oggi. La cosa che si nota, ovviamente l'abbiamo detto anche tante altre volte, Emilio, è che al di là del Bari c'è un po' di uniformità nelle altre squadre che seguono, almeno fino alla Cireale stesso, che adesso sta venendo da un periodo negativo, però è una squadra fortissima. Sicuramente una buona squadra, ma io sono convinto che alla fine i valori emergeranno per forza, quantomeno nelle prime due posizioni. Io, diciamo, penso che la seconda in classifica sarà una tra la Turris e il Messina. Il Messina la CR. Sì. Dopodiché ci saranno tutte le altre che si contenderanno questi playoff che in Serie D non so neanche poi quanto valore effettivo possano avere, però insomma sta iniziando ad emergere quello che è il reale valore delle squadre. E ripeto, le calabresi sono tutte ben messe, a parte il Roccella, almeno punti alla mano, che deve iniziare a cambiare assolutamente marcia e registro per evitare di soffrire. Quindi noi che abbiamo ironizzato con Giorgio prima dicendo che le due squadre di Messina hanno gli stessi punti, anzi qualcuno in meno rispetto a Locri e Palmese, abbiamo sbagliato.
Ma diciamo che le due squadre di Messina sono un po' un'anomalia, ma perché comunque il calcio a Messina negli ultimi anni è stato un'anomalia, già dalla retrocessione dalla Serie A alla Serie B, Franza che non iscrive la squadra autocondannandosi di fatto a ripartire dai dilettanti, il ritorno in Serie C, i marasmi societari a Messina, purtroppo mi prendo la responsabilità di quello che dico, sono pochi quelli che possono andare in giro a testa alta nel dire io ho fatto calcio. E l'ultimo presidente che ha voluto bene al Messina inteso come ACR si chiamava Emanuele Aliotta, che è colui che dopo tanti anni la riportò in Serie B. Tutti gli altri purtroppo su quella squadra per un motivo o per un altro ci hanno speculato o non sono stati capaci di dare sostanza ad una piazza che secondo me in Serie B ci può stare senza problemi sia per grandezza che per passione dei tifosi. Benissimo, Emilio, noi ti ringraziamo. Solo un'ultimissima domanda te la vuole fare Damiano. No, considerato che ci siamo sentiti in settimana, hai fatto un bellissimo articolo che è uscito sulla Gazzetta del Sud e quindi voglio omaggiare anche Emilio e voglio ringraziarlo soprattutto. Perfetto. Grazie Emilio. Emilio, Damiano, grazie a te, ma come dico sempre, quando l'interlocutore è una persona intelligente, tu lo sei, diventa anche più facile scrivere qualcosa di buono. E davvero portiamo persone intelligenti, Emilio, nei nostri studi. Assolutamente sì, quando vengo io abbasso la media, però... Emilio. No, tu porti gli arancini, stai tranquillo che la alzi la media. Emilio, l'ultimissima domanda, ma tu da un punto di vista geografico preferisci Bergamo alta o Bergamo bassa? Io sono terrone nell'animo, quindi tutto ciò che è basso. Va bene, ti salutiamo Emilio, buona serata. Un abbraccio. L'ho capita. Vecchia volpe. Intanto arriva un messaggio per Damiano, dicono: per Damiano sei il nostro orgoglio e il nostro punto di forza, ti vogliamo bene e la tua famiglia. Grazie mille. Perfetto. Bello. Grazie. E allora ci tuffiamo nel mondo dell'eccellenza a questo punto con io starei ore a guardare Stefania perché è veramente bella, voi la vedete in televisione, Giorgio, io la vedo dal vivo, non fidatevi di Giorgio, che dice Fausto? Te lo senti? Ti rendi conto? Hai visto quanto mi vuole bene? E vediamo le partite e classifica dell'eccellenza. Ed eccoci con la 10ª giornata, Bovalinese Scalea 0-1, pareggiano con questo 2-2 Corigliano Soriano, Cotronei Paloana 3-0, Cutro Rossanese 0-4, Gallico Catona Sersale 1-3, Isola Caporizzuto Vocale 0-0, Siderno Acri 2-0 e rimangono sullo 0-0 Reggio Mediterranea 3 Bisacce. No, questo è un errore, sicuramente. È 2-0 il risultato. Ah, quindi... prego la regia di correggerlo, ha vinto la Reggio Mediterranea 2-0 sul Trebisacce. E allora vediamo se la classifica invece riportava questo risultato giusto o quello sbagliato. Comunque Corigliano 27 punti, Reggio Med 23, 16 Cotronei Rossanese, 15 Bocale, 14 Paolana insieme allo Scalea, a 13 punti troviamo Sersale e Soriano, 12 punti Siderdo, 11 Bovalinese, 9 Trebisacce insieme all'Isola Caporizzuto, 8 Gallico Catona, chiudono Cutro e Acri a 5 punti. Quindi c'è quel refuso sulla... Esatto. Fausto, aspettiamo Vincenzo Terzio o parti già tu su questo argomento? Perché Vincenzo dovrebbe essere pronto, se no possiamo intanto partire da Damiano e chiedergli di questa bella vittoria dello Scalea in una partita che era abbastanza non facile, Damiano. Su un campo molto difficile, sia per la natura del terreno, sia per tanti motivi ambientali. Noi sicuramente venivamo già da una vittoria, quindi questa ulteriore vittoria serviva proprio la continuità a noi. Quindi questa ulteriore vittoria a noi ci dà proprio ossigeno e quindi ci dà molto morale per il proseguo del campionato. È stata una vittoria dove il contributo è stato di tutta la squadra, del mister, come è maturata? Allora, parlo per me, il mister Gregorace io l'ho già avuto negli anni scorsi, so come lavora e potrei stare qui ad elogiarlo perché comunque abbiamo preparato la partita a Soriano, l'ho avuto anche a Guardavalle. È uno che prepara molto bene le partite, metodicamente. È uno che lavora bene con i giovani, è uno che sa gestire molto bene lo spogliatoio, tutti quanti, dal più grande al più piccolo. E anche in una settimana dove noi comunque abbiamo avuto delle difficoltà per quanto riguarda la rosa, perché vedi la mancanza di tricarico, vedi alcune mancanze importanti, ma anche dove mettere il giovane, eccetera, eccetera. Abbiamo preparato la partita molto bene. È vero che il primo tempo abbiamo sofferto molto, tra l'altro, se entriamo nella cronaca della partita,
hanno pure, diciamo, hanno sbagliato un rigore. Gervasi ha sbagliato il rigore nel primo tempo. E devo dire che il primo tempo è stata, diciamo, più verso il Bovalino la partita. E forse se avessero segnato, diciamo, in quel momento meritavano il gol, sicuramente. Però hanno sbagliato il rigore, noi poi piano piano abbiamo preso più coraggio, però il secondo tempo devo dire che invece ci siamo difesi molto bene, abbiamo fatto qualche ripartenza dove potevamo fare qualche gol in più, e alla fine il 48esimo mi sa che abbiamo segnato. Vediamo se è d'accordo con te il nostro amico opinionista Vincenzo Tarzia. Vincenzo, ci sei? Sì, buonasera. Ciao, buonasera. Vincenzo. Buonasera, e allora aspettiamo anche il tuo commento su questa eccellenza. Sembrava una giornata segnata e scontata, invece è stata la giornata del Soriano che ha fermato la corazzata Corigliano con questo 2-2. Soriano, pensate che aveva portato solo un punto dalle partite in trasferta, con un solo gol fatto, ed era il pareggio che aveva effettuato a Sersale. Questo insomma è una dimostrazione di quanto sia difficile questo campionato di eccellenza calabrese. Quindi... Vero Vincenzo, addirittura. Come? Mi pare che perdesse 2-0. Il Corigliano no. Il Soriano perdeva 2-0 e poi ha pareggiato. No, il Soriano sì. Sì, era in vantaggio il Corigliano per 2-0, no, dicevo. Non mi sentivo bene, non so. Ok. E ha subito due gol, sì, in due minuti, qua in tre minuti di Sgro e di Biondo il Soriano, 2-0, 23 mi pare, 24esimo, 25esimo. Però poi è riuscito a pareggiare, è andato in spogliatoio sul 2-2 grazie a Fabio Accurcio. E poi la partita è andata in un certo modo. Non so se avete ascoltato il presidente Nucara oggi, insomma, ha lanciato un chiaro messaggio alla sua squadra dicendo che certe partite vanno affrontate in un certo modo e che insomma alcuni giocatori non pensassero che già il campionato fosse vinto. Prendere sotto gamba alcune squadre. Noi abbiamo Damiano Viscomi qui stasera in studio. Lo Scalea all'inizio era dato come una squadra, diciamo, da alta classifica, sta risalendo. Non ho capito, Paolo. Sto dicendo che noi abbiamo Damiano Viscomi in studio con noi. Mi senti? Lo Scalea di Gregorelli. Sì. Ma bravissimo Danilo, un giocatore molto importante, ha segnato già domenica scorsa, quando c'è stata quella vittoria importante in casa contro il Siderno, la partita sofferta, e oggi questa partita, anche questa sofferta, però una vittoria importante contro una squadra che era in serie positiva da 7 turni, e insomma al 48esimo vincere questa gara sul campo del Bovalino rilancia lo Scalea, in un certo senso la ripiazza in una posizione più meritevole del suo organico, che con qualche innesto potrebbe puntare a qualcosa di molto più forte. E comunque, per quello che hai detto prima, non ci avventuriamo in discorsi particolari, però sembra che le prime due dovrebbero quantomeno giocarsi il campionato fino alla fine, perché poi le altre fanno a scavalcarsi ogni settimana. Sì, infatti c'è la vittoria del Cotronei oggi in casa contro la Paolana, che si è vendicato della Coppa Italia. L'Olimpic è andata a mettere nei guai a Leo Vanzetti a Cutro, con questo 4-0 incredibile, e poi c'è la vittoria anche del Sersale, che è andato a vincere al Gallico Catona, l'ha rilanciata la Gante, la squadra di Parentela, e la classifica è corta, sono tutti lei al centro classifica. Certo, c'è una partita che la Paolana e la Bovanese devono ancora recuperare, quindi segnerà ancora il cammino della Paolana, che domenica prossima affronta questo Corigliano, sabato prossimo in anticipo. Senti Vincenzo, noi sappiamo che con te parliamo di eccellenza, però siccome tu ieri hai commentato per Stadio Radio e per la diretta TV la partita, il derby tra Vigor Lamezia e San Biasi, intanto dici qualche cosa su quello che è successo, possibilmente, se ci possiamo tranquillizzare, e poi se ci vuoi dire qualche cosa in più su questo campionato anche. Questo campionato lo seguo poco, però per me l'ho definita oggi il girone B del campionato di eccellenza, visto che le squadre che ci sono dentro, San Biase, Morrone, Roggiano, San Marco, Rossanese, Vigor Lamezia, insomma squadre importanti che hanno militato nel campionato di eccellenza e che hanno organici importanti. E la partita di ieri è stata segnata prima dall'amarezza di entrare in questo grande stadio, trasmettere questa partita senza pubblico, un'amarezza incredibile. Molte volte ci lamentiamo che non abbiamo campi e poi quando ce li abbiamo li teniamo chiusi.
E poi questo scontro fortuito che c'è stato con il portiere, tra il portiere e questo giovanissimo ragazzo Rosario Viscomi, che insomma ci ha tenuto in apprensione veramente. Per fortuna l'ambulanza era lì proprio sul posto, era pochissima dietro la porta, a 10 metri, quindi sono potuti subito intervenire, l'hanno portato all'ospedale e oggi ho visto e abbiamo sentito insomma che il ragazzo sorridente ha fatto anche un post su Facebook, sì, sorridente, che si sta riprendendo, però insomma 8 costole inclinate, ho qualche problema pure al polmone, ma è andata bene. Ecco, questo è lo scontro, esatto, che state rimandando, vedete qui. Pensavamo fase critica, prima per un colpo alla testa, invece poi... testa e fianco, sì, hai ragione. Benissimo. Allora noi ringraziamo Vincenzo Tarsia. Vincenzo, alla prossima, e come sempre ti diciamo, qui è casa tua, quando vuoi ti aspettiamo in trasmissione. A me non piace né Bergamo alto e né Bergamo basso, te lo dico prima che tu dica questa cosa. Hai tagliato la testa al toro, bravo. Siamo tutti bergamaschi. Sì, no, io sono catanzarese. Benissimo. Calabrese di Catanzaro. Vincenzo, lascialo perdere. Ciao Vincenzo. A questo punto io approfitterei di Damiano Viscomi per la domanda, cioè quanto è importante per noi potenziali, ahimè, utenti, la rapidità nei soccorsi e negli interventi appunto infermieristici, medici, eccetera? È essenziale quanto le cure che vengono date. La tempestività è il primo, diciamo, fattore determinante se poi le cure vanno a segno o meno. Quindi un'autoambulanza, un defibrillatore. Il defibrillatore, esatto. Ci sia, sì, sì, veramente il disegno, diciamo, di renderlo obbligatorio, sì, lo era già tempo fa. Quando io ho pure il patentino per allenare, ho compiuto 25 anni e ho preso il patentino, nel nostro corso c'era anche il corso di BLSD, perché c'era già la proiezione a renderlo obbligatorio in qualsiasi, ma neanche anche negli oratori. Sì, in tutte le strutture sportive. Addirittura in una partita, stato l'anno scorso, se non vado errato, un episodio proprio qui vicino a Davoli, una partita di amatori, se non ricordo male, stava per finire. Sì, e per fortuna poi c'è stato l'intervento immediato, hanno salvato una vita umana. E quanto è difficile, scusami, per voi operatori, mantenere poi la freddezza? Perché io se vedo uno che si è fatto un taglio alla fronte, svengo. Vabbè, diciamo che se uno sviene per del sangue, per l'ago, diciamo, non può fare questo mestiere, quindi è relativo, nel senso noi ci formano, abbiamo fatto la nostra poi, diciamo, disciplina, professione, per arrivare ad avere la nostra professione facciamo un sacco di tirocinio, la facoltà della nostra università prevede nei 3 anni un sacco di ore di tirocinio che poi facciamo abbiamo fatto nelle strutture ospedaliere pugliese piuttosto che Soverato, certo, piuttosto che Germanetto, quindi siamo formati. Ho tolto la parola a Stefania. Io volevo semplicemente dire che Domenica Gol ha ricordato e mandato un grossissimo in bocca al lupo a Tommaso, quindi nelle nostre pagine Facebook e Instagram abbiamo ripreso un attimo il post di Tommaso facendogli tanti tanti in bocca al lupo e auguri. Che donna social, dicevi Fausto? Bene. No, dicevo, ne volevo approfittare con Damiano proprio anche per l'eccellenza, a parte che lui ne parliamo pure di altre categorie. Questo punto perso dal Corigliano, Damiano, si sa che il Corigliano è, forse ha risentito un pochettino anche della Coppa. Può darsi con la pioggia, con i campi pesanti. Mi pare che Piemontese è uscito oggi. Esatto, sì. Poi magari avranno anche qualche problemuccio fisico, qualcuno magari non sta bene al 100%. Diceva bene Vincenzo prima nel suo intervento che comunque non è un campionato, cioè non bisogna mai sottovalutare qualsiasi partita, perché è un campionato molto, molto difficile. Ogni domenica si dice ogni partita è una storia a sé, ma è vero, perché poi vedi nella partita magari è iniziato bene 2-0, però poi ti rilassi col pensiero magari è finita, non ci rimonteranno mai, invece lo vedremo più tardi. Stava succedendo la stessa cosa oggi al Curto tra Borgia e Aurora Reggio, diceva 3-0, poi alla fine rischiate di farsi riprendere. Non anticipiamo delle notizie, però corriamo subito in promozione qualcosa. Girone A, vediamo risultati e classifica di questa
Promozione girone A, decima giornata, Stefania. Eccoci pronti, Morrone Aprigliano 1-0, Rossanese Cassano 3-0, Vigor Lamezia San Biase pareggiano con questo 1-1, San Fili Bruzium Cosenza 0-3, San Marco Promo Sport 2-1, Mantea Roggiano 0-2, 0-2 anche tra Garibaldina e Belvedere, Juvenilia Schiavonea e un 2-1 per la Juvenilia. 10 giornate, già la classifica dice qualcosa di importante. San Biase e Morrone 24, Roggiano 20, Vigor Lamezia 19, Rossanese 18, San Marco 17, Belvedere 14, Juvenilia 12, Cassano e Schiavonea 11, 10 punti per Bruzium Cosenza, Aprigliano 9, Garibaldina e San Fili 8, Amantea 5, Promo Sport 4. E qui abbiamo, grazie a Stadio Radio, il servizio su quello che è successo Vigor Lamezia San Biase 1-1. Vediamo se la regia ce lo favorisce. Grazie regia. Oh, siamo qui con il mister della Vigor, mister Morelli. Mister, un successo che è stato assaporato fino agli ultimi minuti. Si vedeva che volevate questa vittoria, poi tre punti che sono sfumati solamente all'ultimo. Purtroppo la partita dura fin quando l'arbitro non fischia, non lo dico io. Dispiace tantissimo perché avevamo preparato la partita molto bene, credo che il San Biase è stato contenuto, hanno avuto solo delle palle inattive, su qualche calcio di punizione laterale, qualche palla in area di rigore buttata così, ci può pure stare, contro la capolista gli concedi pochissimo. Noi il primo tempo ha avuto solo un'occasione, il secondo al gol. Dispiace perché noi abbiamo colpito anche, se non erro, due legni, anche un palo nel primo tempo, quindi qualche altra occasione potevamo essere più cinici sotto porta. Ripeto, sono contento della prestazione, ma sono convinto che ancora il campionato è lungo. Campionato lungo, ma quantomeno oggi sulla carta non hanno pesato le assenze di Procopio e di Barbuio. Non lo so, io penso proprio di no, perché l'economia della squadra... La squadra ha reagito bene. Assolutamente sì, sono contento, io ho sempre detto che c'ho un gruppo e sto lavorando con questo gruppo e sono convinto che possiamo far bene. Siamo con il mister del San Biase, mister Fanello. Mister, un pari acciuffato all'ultimo, veramente una partita all'ultimo respiro deciso. Hai detto bene, un pari acciuffato alla fine, bisogna dare merito ai ragazzi che siamo riusciti a crederci fino alla fine, quindi è un qualcosa che ci deve fare piacere e onore allo stesso tempo. Sicuramente c'è da dire che non abbiamo fatto la migliore prestazione da quando abbiamo iniziato il campionato. Infatti non la vedo molto soddisfatto, cosa non ha funzionato in questa squadra oggi? No, non sono soddisfatto della prestazione, ci teniamo stretto questo punto, ma sono una persona molto sincera, quindi le cose bisogna dirle. Non mi è piaciuto come la squadra ha giocato, ma ci prendiamo il punto, va bene così. Un punto che comunque vi consente di rimanere imbattuti in questo campionato, almeno fino adesso. Che convinzione mette alla squadra questo pareggio ottenuto in extremis? È un altro aspetto positivo questo che hai detto tu, nel senso che un pareggio acciuffato così in extremis può dare quella spinta in più nel crederci, perché poi le partite si possono decidere o riacciuffare anche all'ultimo secondo, e in questo, come ti dicevo prima, siamo stati veramente bravi. E quindi Fausto, questo diventa un campionato veramente interessante. Se non vado errato, la Vigor Lamezia la prossima la giocherà fuori su un campo difficile, a Cassano. Sì, a Cassano, ma quello che diceva Vincenzo è sacrosanto, perché questo è davvero una eccellenza B, una seconda squadra, una seconda eccellenza, come se ci fosse un altro girone, perché ci sono squadre molto, molto forti, molto preparate, che hanno una tradizione calcistica non indifferente. Oltretutto, se pensiamo che le due squadre, San Biase e Morrone, hanno 24 punti, il Roggiano con una partita in meno ne ha 20, vincendo il recupero contro la Garibaldina su Veria Mannelli potrebbe arrivare a 23 punti, avremmo tre squadre nello spazio di un punto, il che significa che la Vigor Lamezia potrebbe rientrare, perché ricordiamo
ricordiamolo, ha avuto il momento di crisi con i tre pareggi e la sconfitta interna, adesso è subentrato Morelli, quindi qualcosa è cambiato. Ieri probabilmente meritava anche la vittoria, il che avrebbe significato due punti in più, l'avrebbe portato a 21 punti, cioè tante cose che secondo me possono davvero dire tanto in questo campionato, anche perché oggi è stata la decima giornata, siamo a un terzo di campionato, quindi mancano ancora 20 giornate in tutto, due terzi di cammino, il che vuol dire che ne vedremo sicuramente della bella. Damiano, cosa ne dici tu di questo? Il campionato è lunghissimo ancora, quindi poi ogni domenica si può stravolgere la classifica, come può confermarla. Dici bene, il Vigor Lamezia è ancora lì, quindi non è, poi sai, ha cambiato allenatore da poco, sì. Magari ci vuole un po' di un periodo così di assestamento. Damiano, scusami Fausto, sì, a sensazione, visto che ormai sono 17 anni che più o meno ne parliamo, eccetera, in eccellenza, in promozione c'è molta più maturità, ambulanze pronte, meno litigi, meno baruffe, più gioco e anche aspetti tecnico-tattici sicuramente quasi professionistici. Tu lo noti questo oppure è semplicemente un'impressione? Allora, io voglio essere fortemente critico, nel senso che su questi aspetti, sull'aspetto della sicurezza, sulle strutture, sull'assistenza, bisogna fare molto molto di più. È vero che sicuramente le condizioni sono migliorate rispetto a qualche anno fa, o se vogliamo rispetto a un decennio fa, però si deve fare di più, soprattutto per quanto concerne la sicurezza, sui campi di gioco, ma ovunque, sicuramente si deve fare molto molto di più. Sì, sono d'accordo anche io, perché comunque è la ragione Giorgio, sì. È migliorata. Sono d'accordo anch'io. Diciamo che un po' presuntuosamente, diciamo che anche noi televisioni abbiamo contribuito moltissimo anche, a sì. far vedere, a far con la visibilità, cioè. Le visibilità, la diminuzione di incidenti anche da questo punto di vista, il che è una cosa positiva. Vai Giorgio. No, segnatevela questa data, perché Fausto Varano mi ha dato ragione, ora se ne riparla nel 2035. Stefania, hanno mandato dei WhatsApp per festeggiare l'evento. Però io volevo un attimo fare un passo indietro con Damiano, per quanto riguarda ovviamente sì. Il suo anno con questa scelta importante di aver sposato insomma questa squadra importante come lo Scalea, però è vero quello che diceva Fausto, che lo Scalea era partito con grandi prospettive. Allora io per quello che posso dire, io sono arrivato allo Scalea da poco, nel senso a fine settembre mi sono aggregato al gruppo, però poi ho fatto le prime partite dopo qualche settimana, quindi sì, io la quinta partita che faccio in campionato, più una di Coppa Italia col Corigliano in casa 0-0. Lo Scalea è partito in ritardo quest'anno, è partito diciamo il 18 agosto come preparazione, quindi rispetto alle altre squadre è partito in ritardo, quindi sì, devo dire che è stata brava la dirigenza, ma è stato bravo soprattutto il mister poi a formare piano piano via via tutto il gruppo e aggiungere qualche pedina poi strada facendo. Per me è stato un anno anomalo, nel senso che calcistico parlo, perché non mi sono accasato, forse il primo anno dopo 15 anni di, diciamo, di carriera, che non inizio con la preparazione ad agosto, fine luglio e inizio di agosto, perché avevo qualche proposta, però ho detto, non mi convinceva su qualche fattore, poi sappiamo bene come vanno queste cose, e ho detto no, preferisco starmene a casa, mi concentro sulla laurea, sull'università, diciamo ho fatto pure bene in qualche senso, esatto. E poi quando il mister mi ha chiamato verso fine settembre sono stato diciamo ben disposto a dargli una mano, sono andato lì anche perché il campo comunque permette un certo aiuto, diciamo anche una tipologia di gioco che a me piace e che quindi, perché l'anno scorso a Soriano ho sofferto moltissimo, il mister lo sa, su quel campo, anche oggi è stata una battaglia su quel campo lì a Bovalino, non ti dico. E quindi ho accettato volentieri questa nuova avventura e devo dire che ora mi sto trovando molto bene, ringrazio ovviamente il mister perché mi tiene sempre in considerazione. Poi sicuramente anche a Scalea sono molto contento. No, sono molto contento a Scalea. Sì. Spesso e volentieri viene chiamato proprio da Vincenzo e da Antonio Blefari in Stadio Radio. È stato uno che ha detto che il campionato non è assolutamente finito, che lui vuole lottare fino alla fine. È molto ambizioso. Poi esatto. Lui è stato, Silvio Longobucco è stato un giocatore anche a Juventus, sì. Voglio dire, una grande vecchia gloria. Sì, sono molto ambiziosi. Sai, hanno avuto qualche difficoltà
come ho raccontato prima, che sono partiti molto in ritardo, hanno avuto qualche difficoltà, però credo che... Vedendo che adesso il Corigliano qualche punticino lo perde, aumentano le speranze. Sì, guarda, è sinceramente è difficile, però noi stiamo, diciamo, lavoriamo ogni giorno dopo giorno, siamo a stretto contatto pure con i tifosi che stanno piano piano tornando al campo perché hanno avuto pure lì all'inizio un po' di problemi e all'inizio, diciamo, non ci si seguivano molto. Adesso sembrerebbe, magari con la tendenza a vincere, facendo i tre punti, che danno morale non solo a noi ma a tutto l'ambiente, quindi insomma questa positività sta coinvolgendo un po' tutta la città. Come dicevamo anche per la Volley Soverato, voi esatto. Vincete, il pubblico vi segue. Sì, sì, è una conseguenza quasi matematica, diciamo. E allora? Ci sono delle immagini dal derby della montagna all'Arezzo e Serrese che è finito 2-1 e poi scrivono: nonostante la sconfitta, forza Serrese, testa alla prossima partita. Un saluto da Serra San Bruno a Damiano Viscomi. Ovviamente queste immagini poi le vedrete sul nostro Instagram con, mi raccomando, però quando mandate le immagini mettete anche l'hashtag che è Domenica Gol S1TV. E poi un'altra cosa che volevo dire, che arrivano i saluti da Cosenza, saluti dalla Mezza, quindi tantissimi ci salutano e ci fanno i complimenti per la trasmissione. E noi ricambiamo i saluti e ci tuffiamo a capofitto nella promozione Girone B, vedendo quelli che sono i risultati e le classifiche. Prego regia, eccoli. Eccoci pronti con questa decima giornata del Girone B di promozione: Brancaleone Taverna 3-0, Archi Calcio Bagnarese 0-2, Gioiosa Ionica Villese Academy 2-0, Rombiolese Stilese Tassone 0-1, Borgia Aurora Reggio 3-2, Filogaso San Luca 1-3, 0-0 per Gioiese Africo, Città di Rosarno Real Montepaone 0-0. E andiamo subito ad esaminare la classifica di questo Girone B. San Luca 23, Brancaleone 22, Gioiosa Ionica 21, Bagnarese Stilese 18, Real Montepaone Città di Rosarno 13, Gioiese 12, Taverna Africo e Villese 11, 10 punti Calcio Archi, 9 punti Rombiolese, 8 Filogaso, 5 Borgia e Aurora Reggio. E il Borgia ha vinto 3-2 e noi abbiamo il servizio, presumo, di Fausto Varano. Eccolo che arriva. Arriva la prima vittoria del campionato per il Borgia, un 3-2 alla fin fine sofferto dopo un 3-0 maturato nel primo tempo in cui la squadra di casa ha dimostrato davvero di essere superiore all'Aurora, finalmente la aggancia al penultimo, diciamo, posto con 5 punti. Davide Procopio, il direttore sportivo, e alla fine abbiamo temuto. Abbiamo sofferto abbastanza alla fine, comunque diciamo che il primo tempo abbiamo espresso il gioco che stiamo cercando di sviluppare nell'ultimo tempo e il secondo tempo con qualche sofferenza, però abbiamo portato a casa questi primi tre punti. Ma era la tensione per queste vittorie che doveva arrivare o quantomeno l'Aurora ha un pochettino alzato il suo baricentro, vi ha messo parecchie volte in fuorigioco? Più spesso, il braccino corto del tennista, avevamo paura di vincere e quindi quelle cose che venivano semplici poi vengono difficili. Il primo tempo si è vista una squadra che ha giocato, giro palla, ha fatto belle incursioni sugli esterni e poi il secondo tempo la paura quasi di vincere. Speriamo che adesso, dopo questa prima vittoria, piano piano i ragazzi sono un pochino più tranquilli e continuiamo il nostro percorso. Noi lotteremo fino alla fine, poi alla fine tireremo i conti. Non... Ecco, e nel tennis non c'è la possibilità di mandare la palla in out, ma nel calcio sì, qualche volta la palla va anche in tribuna. Sì, lo so. Ma noi dobbiamo cercare di portare più ace possibile, no? Sempre rimanendo in quest'ottica. E quindi mo vedremo le condizioni dei nostri giocatori, perché Passafaro si è fatto male, Ambrogio, che oggi ha dato un importo importante, si è fatto anche male, è uscito il fine primo tempo. E prepareremo, e poi vi mancano Pilò, speriamo che già lunedì dovrebbe ricominciare Saverio, quindi diciamo che mo già ci programmiamo, intanto ci godiamo questa prima vittoria. Stasera ragazzi festeggiamo, sono un pochino più sereni, poi da lunedì si lavora per sabato contro la Villese. Ma secondo voi la marea di WhatsApp è dovuta alla trasmissione o al fatto che li riceve Stefania? Direi più alla trasmissione, sicuramente di più alla trasmissione. Intanto salutiamo anche gli amici di Bisignano che ci seguono con tanto affetto.
E poi Fausto, cosa ci dici? Un buon pareggio del Montepaone a Rosarno, il Borgia vince e poi per il resto? Sì, un buon pareggio. Pensate che ieri Brancaleone e Gioiosa avevano festeggiato sul passo sul San Luca per un giorno, ovviamente, perché loro hanno giocato ieri, il San Luca ha giocato oggi, oltretutto il San Luca ha la partita da recuperare interna contro il Borgia. È vero, l'abbiamo sempre detto, le partite bisogna giocarle e poi vincerle e poi mettersi tre punti in classifica. Sì, sta diventando un campionato abbastanza, con i due pareggi che ha avuto il San Luca consecutivi, si è avvicinata, si è accorciata questa classifica, quindi in testa le altre possono anche sperare, come magari dicevamo poco fa per il Corigliano in eccellenza, qualcuno spera che qualche passo falso si faccia e che si può anche tentare di giocarci il campionato. Per venire alle squadre del nostro comprensorio, ricordiamo Borgia, Real Montepaone, nel Catanzarese abbiamo anche il Taverna, ovviamente, no? Però le più vicine a noi sono Borgia e Montepaone, chiaramente anche come zona di vicinanza. Hanno tenuto la Stilese, chiaramente, che è vicino pure, anche se lì siamo già in provincia di Reggio Calabria, però come vicinanza la accettiamo tranquillamente pure, non ci sono assolutamente dei problemi. Però voglio dire, io per queste nostre due squadre, che oltretutto vengono dalla prima categoria, perché l'anno scorso anche il Taverna viene dalla prima categoria, stiamo avendo dei buoni riscontri. Ieri il Taverna è stato battuto 3-0 su un campo che Brancaleone sta diventando difficilissimo da poter affrontare, perché tutte le squadre che vanno lì a Brancaleone, anche se il campo è limitato per la capienza, anche lì ci sono questi problemi. Questa storia qua dei campi dovrebbe pur finire prima o poi, perché un po' tutti, pensate che il Borgia deve giocare tutto un campionato al Curto di Catanzaro Lido, il Taverna la stessa cosa, perché per non parlare delle vicende di Lamezia di cui ha accennato anche Vincenzo Tarzia prima. Comunque dicevamo, questi due punti portano il Borgia intanto a togliersi dall'ultima posizione in classifica, perché sapete che è quella più pericolosa, perché porta alla retrocessione diretta, e il Montepaone a mantenere un centro classifica abbastanza importante a 13 punti, il che significherebbe essere quasi a ridosso della zona playoff. Ma non la nominiamo Alessandro, perché non vogliamo dire nulla. La cosa, il fattore principale prima è pensare di raccogliere quei punti per togliersi dalle zone basse, ma credo che il Montepaone abbia tutte le possibilità di poterlo fare. E il Montepaone non ha mai pareggiato, quindi è il primo pareggio in questa stagione. E Damiano, il Borgia non aveva mai vinto ed è la prima vittoria di quest'anno. Damiano, tu avrai conoscenze dei vari giocatori di promozione, sia girone A sia girone B. Dovendo stilare una linea di centrocampo a 4 magari della promozione, tu come la schiereresti? Con quali nomi? Guarda, adesso mi viene difficile fare un centrocampo così della promozione. Ma magari anche con qualche innesto dell'eccellenza al limite. Se riuscivamo promozione, rimanevamo in tempo. Vabbè, diciamo che potrei citare qualcuno del Montepaone, visto che sono amico, oppure qualcuno della Stilese, che sono amico anche con loro. Tipo, non lo so, c'è Pistininzi lì a Stilese, che è un buon giocatore. Non lo so, il Mellace, Armando Mellace del Montepaone. Armando Mellace. Esatto, non so, adesso con gli esterni non me ne vengono in mente. Borgio, esatto, anche lui. Giocatore. Sì, abbiamo fatto un'amichevole quando era a Soriano, l'anno scorso, sì, col Borgia, e mi aveva fatto una buona impressione, sì, è vero. Ma quindi Fausto, visto che Damiano è anche allenatore, si conferma la cosa che gli allenatori schierano prima quelli che gli sono amici e poi gli altri giocatori? Assolutamente no. Assolutamente sì, perché giustamente lo ha dimostrato con Gregoracci, che lo ha voluto fortemente a Scalea, perché conoscendo il giocatore uno si fida degli amici, sa? Lui, ti ripeto, l'anno scorso lo aveva a Soriano, quest'anno l'ha voluto a Scalea, e non è facile arrivare da qui a Scalea, abbiamo già detto. Quindi assolutamente sì che gli allenatori vogliono quei giocatori di cui si fidano. Gli allenatori vogliono giocatori di qualità, se di poi qualità. Sono amici, ovviamente allora... Particolarmente, e chiaramente uno deve essere amico e di qualità. Ovvio, allora sì, sono d'accordo. Tu lo sei di tutte e due le cose, allora tu sei amico e di qualità. Sono d'accordo. Faccio ammenda di aver innescato questo vile tranello nei confronti di Damiano, ma lui ne è uscito bene alla grande, palla al piede e facendomi anche un tunnel, quindi bravo. Complimenti. Sì, anche perché un telespettatore chiede a questo punto chi è secondo te l'allenatore del calcio dilettantistico, non migliore insomma, ma
Io non voglio dire questa parola, lo voglio un po' bypassare perché vorrei toglierti dalle acque cattive. No, assolutissimamente. Ovviamente ne ho avuti tanti, con molti ancora la stima è tanta, insomma ci sentiamo, lo stesso Mesiti che mi voleva molto all'inizio anno a Siderno, che poi non si è fatto più nulla, è un allenatore che stimo molto. Gregoraci ovviamente lo metto su tutti perché comunque è un secondo me un signor allenatore per la categoria e ha dimostrato anche in piazze difficili di saper veramente ottimizzare una serie di infinita di situazioni che sicuramente col calcio anche hanno poco a che fare, però che potevano portare a mille difficoltà e invece diciamo le ha tramutate in forza. Poi ne ho avuti tanti, lo stesso Ferraro, Francesco Ferraro, molto molto professionale, un ottimo allenatore, un intenditore di calcio, tanti. Però Scorrano ad esempio non ho mai avuto il piacere di esatto, però ovviamente i risultati insomma sono quelli. Però dico Gregoraci su tutti perché comunque sono a stretto contatto con lui, so come lavora, è sposo in pieno, diciamo, anche la metodologia, su qualcosa non ci troviamo, però in generale devo dire che secondo me è un signor allenatore per la categoria. Fausto, questi giocatori sono anche opinionisti, quindi insomma... parlando di una persona intelligente, non è esatto, che l'abbiamo già detto noi prima. E allora ci tuffiamo in prima categoria, qui cerchiamo di focalizzare alcune cose piuttosto che altre, ma partiamo con ordine dalla prima categoria Girone A non aggiornata. E i risultati sono questi: Geppino Netti Cetraro 3-2, non disputata la gara tra Amendolara San Lucido 2018. Virtus Diamante Bisignano finisce con 1-0-1 per il Bisignano. Fuscaldo Calcio 1972 Rocca Calcio è un 2-2. Virto Crosia Praia Tortora 1-3. San Giacomo d'Acri Tavernese 1-0. Rose City Real Montalto 0-1 e riposa il Sant'Agata. Classifica della girone, prima categoria Girone A, 21 punti Praia Tortora, 19 Real Sant'Agata, 15 Rose City, 14 Geppino Netti, 12 Real Montalto insieme al Mirto Crosia, 10 punti Rocca Calcio, 11 Tavernese, 9 punti Diamante insieme al Bisignano, 8 Fuscaldo e San Giacomo d'Acri, 6 San Lucido, 4 Cetraro e Amendolara. Fausto, 25 parole per dire tutto. Che era una classifica bugiarda, perché oltre agli asterischi che noi mettiamo per far capire che ci sono le partite da recuperare, ci sono anche i riposi settimanali, per cui ogni squadra oltre a un asterisco ne avrebbe anche un altro da aggiungere, per cui per esempio il Real Sant'Agata potrebbe vincere il recupero e riportarsi in testa alla classifica, però anche qui sta diventando un campionato equilibrato. 21 ne ho dette, non 25. Sì, quindi ti rimangono quattro parole per il girone B di prima categoria. Va bene. Che andiamo subito a vedere. Quattro parole insieme alle 25, noi che siamo matematici arriviamo addirittura a 29. Vediamo i risultati classifica della prima categoria girone B, che la regia ci propone prontamente. Eccoli infatti, Sillannum 2007, Santa Severina 2012 1-2, Sporting Catanzaro Lido, Nuova Rogliana 2016 0-2, Comunicando Kennedy 3-4, San Mauro Marchesato Campora Calcio 1-1, Scandale Cus PSG 4-2, Cerva Real Rocca Bernarda 2-3, Stelle Azzurre Pallagorio 3-2, riposa la Cacurese. E dopo chiederemo anche a Damiano se lui Sillanum e Sofome o Sofome come li pronuncia, anche se su Sillanum siamo ormai, abbiamo assodato la verità. Cacurese 22, Santa Severina 21, 16 punti Nuova Rogliano, 15 punti PSG e Catanzaro Lido e Kennedy, 12 punti Scandale, 11 Campora Calcio insieme a Real Bernarda, 9 punti per Cerva e Stelle Azzurre, Sillanum 8 punti, 4 punti San Mauro Marchesato, Comunicando 2, Pallagorio 0. Quindi qui continua la serie negativa del Pallagorio. Sì, due asterischi, quindi ha riposato pure, quindi si trova con tre asterischi.
Quindi hanno la stessa cosa che è successo nel girone A, hanno riposato le due capoliste, lì il Real Sant'Agata, oggi qui da questa parte è la Caccurese, quindi le inseguitrici ne hanno approfittato un pochettino per avvicinarsi. Qui diciamo che l'unica che è a punteggio pieno, diciamo, come risultati, come partite giocate, è la Nuova Rogliano, che è la terza, è a 16 punti, quindi il che significa che già le prime due potrebbero avere un certo vantaggio sulle inseguitrici. Damiano, 20. Pensi che abbia detto bene Fausto sulla prima A e prima B? Assolutamente sì, d'accordo. E noi siamo anche tifosi della Caccurese, che è prima in classifica, quindi... Ah, bene, quindi. Questo per siamo con i più forti, no Giorgio? Sicuramente. Non rischiate nulla, diciamo. No. E allora a questo punto la prima categoria, girone C, è quella che dovrebbe presentare le squadre un po' più vicine al nostro comprensorio. Ed è sempre la nona giornata, Parghelia Chiaravalle 4-0, Pianopoli USG di Falco 1-0, Real Mileto Fronti 1-4, Vallata del Torbino, Monastrace 2-1, 2-1 anche tra Atletico Maida Badolato, Vivongi Pazzano, Capo Vaticano 1-0, Caulonia 2006, Irax 3-1, Nuova Valle San Calogero 2-1. Intanto arrivano i saluti anche della Nuova Valle qui sul nostro WhatsApp. E la classifica vede a 20 punti Vallata del Torbido, Monastrace 19, Parghelia e Capo Vaticano insieme a Atletico Maida e Caulonia 17, 16 punti per Fronti, Bivonci Pazzano, 13 Badolato, 10 San Calogero e Girifalco, 8 Nuova Valle, 7 Chiaravalle, 4 Pianopoli, a 0 Xerax e Real Mileto. E proprio Real Mileto Fronti è risultato di 1-4 e il servizio che ci ha proposto che è Tiriolo. Autore di una doppietta, una prestazione positiva, così come è stata anche nelle altre gare. A chi vogliamo dedicare questi gol e cosa commentiamo di questa partita? Vabbè, dedico questi due gol alla squadra perché come ogni settimana diamo tutto in allenamento e finalmente è arrivato anche il primo gol, è arrivato anche il secondo e niente, spero che ne arriveranno altri. Commentiamo questa gara, è stata una gara tosta, nonostante siete stati bravi, concentrati, però come dice mister Lucchino c'è sempre ancora tanto da lavorare, soprattutto per mantenere la concentrazione. Sì, c'è tanto ancora da lavorare, ma con l'aiuto del mister e la volontà... Tanto scherzo! E la volontà che mettiamo in campo, ci toglieremo tante soddisfazioni. Grazie. Mister, una bella vittoria fuori casa, un risultato importante, finisce 1-4 questa partita. Commentiamo un po' la gara. Sì, era una partita difficile dal punto di vista mentale, perché comunque venivamo da una brutta sconfitta in casa. E siamo stati bravi a tratti a fare il nostro gioco, in alcuni momenti però della partita ci assentiamo. Bene però il risultato, bene perché è venuto con qualche gol in più, per cui questo certamente mi soddisfa, ma dobbiamo ancora crescere. Quindi abbiamo migliorato qualcosina che era mancato in casa nella scorsa partita, però c'è qualcosa ancora su cui bisogna lavorare. Sicuramente bisogna ancora crescere nella gestione della gara, come ti dicevo in alcuni momenti siamo assenti, al centrocampo mi aspetto certamente di più. Dicendo Damiano Viscomi dei sacrifici che fanno i tanti calciatori per allenarsi settimanalmente, noi che col lavoro abbiamo una familiarità minore, insomma ci spaventiamo, caspita, ma questi veramente faticano, Fausto. Quasi lavori di gamba, come si dice in questo caso, tu lavori di cervello. Ah, e allora sto a cavallo. E per questo non ti stanchi mai. E questo girone è particolarmente interessante, Fausto. È particolarmente interessante, c'è stato il derby, io dico tra Mammola, la Vallata del Torbido e il Mammola, no, in pratica, con il Monasterace, lo ha battuto, lo ha scavalcato e quindi adesso è una lotta importante. Il Maida del nostro amico Vincenzo Zaccone ha vinto una partita delicatissima in casa contro il Badolato, è tornato sul suo campo e adesso sta raccogliendo dei punti importanti su questa struttura ovviamente di Maida, tant'è vero che in classifica sono molto ravvicinate le squadre. Tu pensa che
tra i 20 punti del Mammo, la Vallata del Torbido, e i 16 punti del Fronte ci sono 2, 4, 6, 8 squadre. E tante squadre devono recuperare anche qui diverse partite. La Nuova Valle, per esempio, in settimana aveva pareggiato il recupero con il Capo Vaticano e adesso ancora ha 2 asterischi. Quindi anche qui, anche se qui non c'è il riposo settimanale per una squadra, perché per fortuna B, C e D sono a 16 squadre, però anche qui ci sono. Questo maltempo ha provocato qualche scossone in classifica e poi bisognerà vedere, perché quando si recuperano poi le partite, probabilmente, Damiano, qui succederà che magari fra poco, riaprendosi il mercato, qualche squadra sarà più forte di quella che è, e magari se in classifica compare a 0 punti, come dice Giorgio giustamente, e poi va a fare il recupero, uno dice 0 punti, la vinco questa partita, magari quella si è rinforzata. Sì, tu stai facendo l'esempio del Real Mileto, che vedo che ha l'asterisco che dovrebbe recuperare una partita. Sì. Se questa partita si recupera dopo il mercato, il Real Mileto potrebbe essere tutt'altra squadra. Poi non so adesso la società che, diciamo, voglia abbia anche di investire, visto che è nell'ultima posizione, però certo è che i campionati fino a dicembre sono una cosa, da dicembre in poi sono un'altra. Sì. Questo sempre. Specialmente nelle categorie più alte. Perché specialmente nelle categorie più alte. Esatto, che lì magari qui un po' di meno, perché si cerca di mantenere. Esatto, sì, sì, di fare. Anzi, economia. Qualcuno lo perde, qualche giocatore, piuttosto che lo acquista sì, a novembre, sì, e dicembre. Sì. Sì, non ci sono dei grossi sconvolgimenti, esatto, come magari nelle mie categorie. Fausto, e Chiaravalle non. Chiaravalle ha preso una brutta botta ieri nella partita, nell'anticipo di ieri, perché effettivamente il Parghelia è una squadra, una buona squadra, è una delle squadre che lottano in testa alla classifica, ha 17 punti, una partita da recuperare, quindi potenzialmente è al pari con la Vallata del Torbido, quindi, però è le dimensioni probabilmente quelle che fanno un po' pensare. Certo che la squadra, la Chiaravallese, non tenta in queste partite. Poi quando tutto viene, ce l'ha insegnato Soriano per esempio oggi a Corigliano, quando la partita si mette in un certo modo tutti possono sperare di fare dei punti, però magari in partenza non si parte battuti, però si dice non è qui che devo fare i punti per salvarmi. Le dimensioni, ripeto, sono quelle che un pochettino fanno pensare, perché un 4-0, anche se a Parghelia, è un po' pesantuccio. E volevo fare una domanda incrociata a Damiano e a Fausto. C'è stato un tempo in cui, stando mettendo come centro Soverato, il comprensorio offriva talmente tante squadre che uno poteva fare carriera, divertirsi, senza quasi muoversi da casa, oppure arrivando al campo allenamento in un quarto d'ora. Però come non è più. Io come giornalista lo facevamo. Non è più quel tempo, parte Damiano magari. Purtroppo no, ahimè. Ahimè no, infatti vedi che io devo andare fino a Scalea per raccaparrare un po', ritagliarmi un piccolo spazio in queste categorie. È una riflessione che parte da lontano, ci sono mille motivi, tanti fattori, tantissime difficoltà. Piano piano le realtà belle che fino a qualche tempo fa esprimevano calcio a un certo livello, soprattutto a Soverato, poi sono ovviamente scomparse via via in categorie, sono state risucchiate in categorie minori. Lo dico, diciamo, con amarezza, nel senso, mi dispiace molto, però la situazione credo stenti a cambiare, sì, a ripartire, ma diciamo almeno nei prossimi anni. Se cambia qualcosa magari in un futuro, Fausto, però la vedo un po', non lo so. Sta rientrando il Guardavalle, è ricominciato, diciamo, il Davoli, sì, qualcosa. Io ricordo che alcuni anni fa il nostro buon Antonio Mauro mi diceva: ma chi te lo fa fare, riposati. Facevo domenicalmente un'eccellenza, una promozione che poteva essere o Davoli o Montepaone, la Volley di Soverato per il giornale, e adesso se mi voglio divertire a scrivere ancora sul giornale, non me ne vogliono gli amici, devono andarmi in prima categoria l'anno scorso o a Borgio o a Girifalco. Sono 30-35 km, invece me li facevo giustamente qui, potevo riposarmi fino alle 2:25, Giorgio, e arrivare al campo. Anche se anche i giornalisti dovrebbero arrivare almeno un'ora prima, e comunque un'ora prima no. Tutto questo che è successo è colpa dei giornalisti. Sempre di Fausto in questo caso. Sono arrivati messaggi. Professionalità e competenza, grandi voi di Domenica Gol. Bene, e questi i parenti incominciano ad attivarsi. Abbiamo pagato. E allora io passerei subito a quello che è la prima categoria, girone D, il girone del Regino, chiamiamolo così, e vediamo cosa è successo in questa giornata. Prego, regia.
Eccoci qui, e questo è l'ultimo girone di prima categoria. Bianco Real 4-1, Borgo Grecanico 2015, Bovese Ollus 2-0, Calcio Ravagnese, Fortitudo Calcio Reggio 4-1, San Michele, Ludo Svecchio Miniera 3-0, San Gaetano Catanoso Scillese 2-2, San Roberto Fiumara Palizzi Calcio 4-3, Deliese San Giorgio 2012 1-0, Propella Rorosarno Calcio 1-2. Giornata triste per la sconfitta del San Giorgio, e andiamo a vedere allora qual è la classifica conseguente. Calcio Ravagnese 24, Propellaro 17, Borgo Grecanico 16, Deliese e Bovese insieme al Bianco e al Rosarno 14 punti, Fortitudo e San Michele 13 punti, San Giorgio e San Roberto 11 punti, 10 punti per la Scillese, 9 San Gaetano Catanoso, 6 Palizzi, 4 Vecchia Miniera, 1 Real. Qui praticamente il campionato dei Santi, come diciamo di solito. Il campionato dei Santi viene dominato dalla Ravagnese, che quindi non lascia spazio ai Santi. I Santi non è di fede, e quindi se la vede con un largo punteggio, 7 punti di distacco dopo 9 giornate, quindi nemmeno alla decima, perché la prima categoria ha una giornata di bene rispetto alle eccellenze e promozioni. E quindi Ravagnese, che l'anno scorso era stata una squadra che aveva ambito fino alla fine, questo è stato un girone l'anno scorso che ci ha fatto davvero stare emozionare fino alla fine. Poi alla fine è stato vinto facilmente, però diciamo che a 1-2 giornate dalla fine erano proprio tante squadre che speravano di poterlo vincere. Quindi Ravagnese prima in classifica, senza Santi in paradiso, possiamo dire, in sì, questo senza caso. Senza Santi in paradiso, bravo. E Damiano, tocca a te ora mandarci in pubblicità, perché prima abbiamo fatto con due belle atlete, ora anche con un bel atleta, perché abbiamo anche un pubblico femminile molto sofisticato che apprezza Damiano Viscomi. Grazie. Quindi, cari telespettatori, andiamo in pubblicità. '1492, la scoperta dell'America. '1969, il primo uomo sulla luna. Ciao mamma! 2018, la storia cambia di nuovo. Per la prima volta, solo con Fiat, il diesel lo paghi meno del benzina. 500L diesel con cruise control e Bluetooth da 15.750 euro. E con B-Smart, valore futuro garantito. L'offerta scade il 31 ottobre. Andate, andate. Inizia il Paolo e Corrado Show. Dal 5 novembre 2018 in diretta radiofonica su Radio Amica in Blu. Soverato 1. E in diretta web anche su soverateamo.com. Tanti ospiti verranno a trovarci, noi avremo modo di conoscere sia la loro vita privata che la loro vita pubblica. Tutto. E voi avete modo di mettervi in contatto con noi come? 0967 52 16 75, questo è il numero di telefono. Oppure il numero WhatsApp che è 366 245 070. No, assolutamente, 366 2345 070. È quello giusto. Tanto poi ve lo ridaremo in diretta. Paolo e Corrado Show. In diretta dal 5 novembre 2018. Aspettiamo. Ciao. Te estoy diciendo. Amica in Blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Caraffa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Preserre, FM 98.5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in Blu. Amica in Blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in Blu, tutta la musica che gira intorno.
quanto mi piace, quanto è bella, quanto è importante la pubblicità per noi che appunto vi proponiamo questo prodotto e soprattutto quanto sono importanti, Fausto, le serie minori, tra virgolette, che ora andremo un attimo a enunciare, perché forse è proprio là che c'è il massimo del divertimento, in seconda e terza categoria. Sì, io sono da un po' di tempo critico per queste categorie perché hanno tolto il limite di età dei giocatori, perché io vedrei più una tendenza a far giocare in questi casi più giovani e meno anziani, il limite lo metterei dai 30 in su in pratica in questo caso, però sono cose importanti perché danno sfogo a tante piccole comunità che si ritrovano la domenica e poi sappiamo quanto effettivamente il calcio sia importante per i giovani, quantomeno li porta fuori da grossi rischi che ci sono sempre in agguato. Basti pensare, i messaggi ci sono arrivati da Serra San Bruno dove sta rinascendo il calcio e Damiano, sulla zona della Laganosa ci sono tantissimi calciatori forti, se c'era la squadra di calcio a 5, è una zona in espansione, c'era... anche calcisticamente. Non so, c'è ancora la squadra di calcio a 5, forse non so, ahimè no. Però sì, da qualche anno c'è... Sono tra Davoli e Soverano. Ah, ecco, ok. Sì, c'era stato un po' di fermento in questi anni e ovviamente a me fa piacere. È in continua espansione, anche lo si vede per via di nuove costruzioni, nuove ville, quindi questo fa sì che aumenti anche aumentino gli abitanti, insomma. E quindi aumentano gli abitanti vuol dire che aumenta anche, diciamo, forza fresca per quanto riguarda lo sport. Speriamo. Allenatore potresti... In un futuro vediamo, speriamo possano uscire, ma anche non solo dalla Canosa, comunque nel nostro comprensorio, persone che possano renderci fieri, insomma. No? Poi forse la vicinanza tra Davoli e Soverato un pochettino li porta sì, più. Poi sai, questi centri maggiori attirano, no? Soprattutto attirano soprattutto la merce più pregiata, sì. Perché poi giustamente la squadra più forte poi anche nel settore giovanile attira, diciamo, i pezzi più da 90, però sono importanti anche tutto il resto, come dicevate bene voi prima. Continuano a inviare immagini e video, arrivano i video addirittura con il gol mai rabbadolato e alcune azioni. E questi video ovviamente verranno poi caricati sulla pagina Instagram e anche su Facebook, quindi li vedrete tra stasera e domani. Come devono fare per vederli? Continuano a seguirci sulle nostre pagine Facebook e sulla pagina Instagram e ovviamente se poi mandate dei selfie o delle foto mettete l'hashtag Domenica Gol S1TV. Come mi piace. E quindi è come stare una settimana in contatto con Stefania Abruzzo, la nostra donna social, quindi io ve lo consiglio, mandate tutti i messaggi, tutte le storie e diventa una settimana intera passata noi con voi, voi con noi e tutti insieme con Stefania Abruzzo. Ci troviamo la domenica tutti insieme. Seconda categoria, girone, vediamo quali sono i gironi che ci ha preparato la regia, perché qui ha fatto uno studio Fausto per darci le indicazioni sui gironi di maggiore interesse per quanto ci riguarda. Partiamo dal girone B. E il girone B è la quinta giornata, rosso-blu, Marano 2-2. Eugenio Coscarello, Nuova Figline 5-1, Falconara, Villaggio Europa 0-2, Nova Grimaldi, Fortitudo Lamezia 0-3, Parenti, Agid di Pignano 2-2, Sporting Carolei, Vigor 1919 2-2. E vediamo qual è la classifica che si delinea. 13 punti per i rosso-blu, 10 punti Marano e Villaggio Europa, 9 Fortitudo Lamezia, 8 Vigor 1919, 7 Coscarello, 6 Nuova Grimaldi, 5 Parenti, 4 Sporting Caroleo, 1 Di Pignano, Figline e Falconara 0 punti. Fausto, una classifica sgranata. Sì, sgranata. Anche qui non abbiamo completato la questione degli asterischi, le seconde in classifica, Villaggio Europa e Unione Sportiva Marano hanno una partita da recuperare, potenzialmente ci sono tre squadre a 13 punti. E soprattutto quando leggo la classifica 5 parenti penso a una famiglia piccola. Sì, piccola. Ecco, tu non sei esperto anche di queste categorie, la domanda allora è la classica, a Cosenza c'è più tecnica? Guarda, sì e no, nel senso è relativo alle squadre che ci sono, relativo ai settori giovanili soprattutto, relativo ai settori giovanili dove, e questo a monte è relativo alle squadre più grosse che ci sono, possiamo dire che a Crotone, fino a qualche anno fa, che il Crotone in Serie A, magari i settori giovanili potevano, diciamo, sfornare più ragazzi di talento, avevano questa possibilità.
Stessa cosa si può fare a Cosenza, stessa cosa, stesso discorso si può fare per quanto riguarda Catanzaro, Vibo, Reggio, eccetera. È relativo. Basta curare i ragazzi. Vediamo. Certe volte a proposito di queste serie, ci sono per esempio delle società, delle zone che pur non essendo grandissime come città, per me a me viene da ricordare Monasterace, CPRS, una cosa del genere. La famosa CPRS, è una scuola calcio che da tanti anni che c'è, che ha sfornato grandissimi giocatori a tutti i livelli, eppure per esempio Monasterace sappiamo milita in prima categoria, insomma ha avuto qualche problemino anche tante volte anche a ripescarsi, aveva il problemino del campo, adesso l'hanno riaperto, però voglio dire io, non sempre ci deve essere la grande città. No, non sempre, certo, la qualità non dipende molto dalla quantità, se vogliamo metterla su questo punto di vista, però io ho allenato anche in passato i settori giovanili, c'è tanto da investire su questi benedetti settori giovanili, ma noi lo vediamo anche ad alti livelli come la Serie A, dove non ci sono grossi giocatori italiani, ma la stessa nazionale, è così, ma e questo si riflette sui settori giovanili poi minori. Mancini ha dovuto andare a pescare al Brescia in Serie B, giocatore per portare. Ma è così, ma mettiti nei panni del CT, della nazionale, sì, è vero. Tu cosa faresti? Faresti la stessa cosa, andresti a trovare altrove, perché mancano purtroppo i campioni, mancano purtroppo i talenti. Questo perché noi abbiamo la tendenza di andare a prenderli fuori nei campionati esteri, anziché crescerli, però per crescerli e per fare dei buoni settori giovanili bisogna investire su strutture, bisogna investire su tante cose. Che purtroppo può essere da allenatori. Giorgio dice che io poi sono critico e che poi dico le cose cattive, ma fino a quando la federazione sarà gestita dalle società non si arriverà a nulla, né la nazionale, né i settori giovanili, né niente. Bisogna fare come ha fatto la Germania qualche decennio fa, che ha preso e ha migliorato il tutto, partendo dal basso fino ad arrivare dall'alto. E ha migliorato tutta la situazione. Ma se noi arriviamo ad avere un unico candidato per la federazione, non c'è manco lotta, perché lì è tutta una sì, cosa. Tutto è Dio. Assolutamente, non ne parliamo proprio. Questo è l'argomento sul quale Fausto potrebbe parlare per due ore. Infatti una trasmissione a parte. Seconda categoria, girone C dovrebbe essere, perché abbiamo fatto B, quindi immagino C come Catanzaro. Prego regia. Ed è la quinta giornata, Albi Sofome 2-0, Atletico Sellia Marina Prasar 3-1, Città di Guardavalle 1975, Caraffa 1-0, Marcellinara San Pietro Apostolo 0-1, Real Fondo Gesù Magisano 1-0, Rocca di Neto Zagarise 6-2, Sersalese Amaroni 4-1. Classifica, e qui vediamo come si posiziona, Guardavalle 13 insieme a Rocca di Neto, 10 Atletico Sellia Marina, 9 Sersalese, 6 Magisano e Albi, 5 Real Fondo Gesù, 4 Zagarise, Amaroni e Marcellinara, 3 punti San Pietro Apostolo e a un punto Caraffa, Prasar e Sofome, siamo ancora in centro. Damiano, secondo te Sofome o Sofome? Io, a me verrebbe da dire Sofome. No, ripeto, però non è variamo di durante l'anno volte. Scopriremo da WhatsApp. Vediamo se ci scrive qualcuno e ci dice come si pronuncia. Quindi un plauso alla città di Guardavalle. Fausto, a me piace una cosa tantissimo quando io leggo sopra città di Guardavalle 1975, perdonatemi, io sono uno di vecchio stampo, ricordo il preside Nicola Coscia, quando mi si nomina bravo Mimì Salerno, bravo Pinussia, bravi tutti lì a Guardavalle che hanno voluto fare questo e ricordare il preside, perché quella società allora, ecco quella per esempio fu una società, lo ricordiamo sempre, partì dal settore giovanile, partì dai giovani, poi fece la terza categoria, fino ad arrivare addirittura in eccellenza, con giocatori che sono partiti anno dopo anno a rimanere nella rosa. Tu sei un po' più giovane, ti ricorderai un po' di meno, ma io questa cosa me lo ricordo, questo fatto qui, che partirono con una società, con giocatori dalla terza, seconda, prima, eccetera, eccetera, fino ad arrivare addirittura ad avere giocatori importanti, ricordiamo Ciccio Galati, Sandro Ritano, tanti altri giocatori. Giocatori, con Alessandro abbiamo giocato assieme. È giocato insieme con Alessandro, la mattonella come Alessandro Pisano, insomma, in pratica, e che fece davvero molto molto bene.
Sono contento di questo. Fausto, c'è un'altra società in cui dovrai molto presto andare a fare interviste, che è la SD Palermiti. Scrivono un ringraziamento al presidente Antonio Trulla per la nuova società, appunto, SD Palermiti. Grazie adesso. Il capitano Nico Marcella. Ne parliamo fra poco. Anche perché vediamo se la regia ci propone altri gironi alla seconda categoria o passiamo alla terza categoria. Questo lo scopriremo solo vivendo e anche tra qualche attimo. E sempre seconda categoria, ultimo girone, quello D esattamente, quinta giornata, Napizia, San Nicola da Crista 2-0, Aconia Spartans, Polisportiva Lamezia 7-1, Nicotera Sant'Onofrio Calcio 2-0, Piscopio, Real Pizzo 3-2, Real Lionadi Giovani, Philadelphia Cup 2-5, Real Mortilla Nuova Calimero 1-0. Quale sarà la classifica, vi starete chiedendo? Noi vi rispondiamo: 9 punti Acconia e Real Mortilla, 8 Real Pizzo, 7 Nuova Calimero, Piscopio e Nicotera, 6 Filadelfia, 5 Napizia, 3 San Nicola da Crista e Polisportiva Lamezia, 2 Sant'Onofrio, 1 Real Lionadi. Una sola cosa, dico, non avevamo penne sufficienti per mettere gli asterischi in questo campionato, quindi ci siamo limitati soltanto a scrivere la classifica così com'è, con i punti ottenuti, ma alcune squadre con 2 partite, altre con 3, altre con 4, alcune con 5, però addirittura ancora una classifica molto ma molto falsata. Siamo ancora alle prime battute. Ci ripromettiamo di intervenire sugli asterischi. E mettiamo gli asterischi, sì. E allora, ecco, finalmente dopo 5 puntate arriviamo alla possibilità di parlare della terza categoria, che è cominciata oggi, girone D. Questa prima giornata è andata così: Biancoverdi Lamezia, Libertas Curinga 1-1, Comprensorio Lago Calcio, PSG Calabria 0-2, Excalibur Comprensorio Fronti Completi 4-0, Martirano Lombardo Platania Calcio 1-1, Nuova Indomita Colosimi Maida 5-2, Vena Audace Decollatura 2-3. E la classifica potete immaginarla, perché praticamente chi ha vinto è a 3, Excalibur, Nuova Indomita, PSG e Audace Decollatura, hanno pareggiato Biancoverdi, Libertas, Martirano e Platania e hanno perso il Vena, il Lago Calcio, il Maida e il Conflenti. E dopo la D c'è il girone E, e qui appunto scopriamo quello che già ci anticipavano prima. Amarcord Ponte Grande Santa Caterina 2018 4-0, Città di Tiriolo Cuturella 4-3, Davoli Academy Gimigliano 1-1, US Petronà 1980 MAC 3 2-1, Polisportiva Palermiti Life Simeri Crichi 1-1, Serra Stretta Gasperina 2018 0-5. E quindi mentre scorre la classifica con lo stesso principio di prima, praticamente 4 squadre al comando e 4 a 0 punti, Fausto, ci hanno chiesto questo discorso sul Palermiti, però questo è veramente un bel girone, mi sembra. Sì, è un bel girone. Intanto, come ero contento prima del Guardavalle, sono un po' scontento qui del Santa Caterina, perché Santa Caterina doveva fare la seconda categoria, avendo l'anno scorso vinto i playoff, quindi mi è dispiaciuto che non sono riusciti a scrivere la squadra in seconda categoria e sono ripartiti da una nuova società, tant'è vero che avete visto Nuova Santa Caterina 2018. Mi dispiace per Santa Caterina, comunque l'importante è che c'è. È bene che sia tornato la Polisportiva Palermiti. Voglio dire a Nico, al capitano, che è importante, come dicevo, per tutti i centri. Mi raccomando, voi che siete più anziani, mantenete questa cosa, fate in maniera tale che le società possano rimanere. Tenete unite i ragazzi, tenete uniti i paesi e fate in maniera tale che si possa diventare una festa la domenica e si possa davvero giocare. Bravo ad Antonio Trulla, che è riuscito a fare di nuovo, a riformare questa società. Ho avuto notizie, io purtroppo non ho potuto seguire da vicino per problemi miei personali, però mi riprometto di andare a verificarlo, che in società sono entrate molte persone e lo aiutano, stanno dando dei buoni contributi. Non è tanto la divisa o quello che è, ma è quello che ci si mette giustamente ogni domenica in campo, e sono davvero contento e soddisfatto, perché fino a qualche anno fa l'avevamo fatta noi addirittura la squadra lì a Palermiti con alcuni amici, poi non l'abbiamo potuta proseguire. Speriamo che questa volta prosegua di più e si torni, perché ricordiamolo, Palermiti non molti anni fa riuscì a trovare nella sua storia anche una seconda categoria, e quelli erano anni belli e importanti che hanno portato lustro alla cittadina dell'entroterra dello Ionico. Io volevo chiedere due cose a Damiano. La prima, vedendo l'inquadratura precedente, quanto somiglia a Sconcerti Fausto Varano? E la seconda, alla quale accennavi prima tu, un calciatore quando valuta una società,
come hai detto tu, mi sono arrivate varie proposte, eccetera. Che tipo di ragionamenti fa? Al di là del discorso economico, è comunque un rimborso importante, però ecco, come si valutano le società? Beh, innanzitutto guarda il progetto a cui mira e aspira la società. Se è una squadra che vuole proporsi per vincere il campionato, per fare un discreto campionato, puntare alla salvezza, piuttosto che fare altro. Dopodiché guarda anche non solo il progetto, ma anche il parco giocatori, possiamo chiamarlo così. Se può darsi pure che ti chiamano e sei il primo delle trattative, oppure hanno già intenzione di mantenere una parte della rosa, eccetera. Si guardano tantissime cose, ovviamente anche il lato economico, poi ovviamente la fa la padrona poi nel discorso totale, diciamo. Però ovviamente il progetto della società, anche il mister incide, come abbiamo visto prima, la mano di Gregorace è stata, diciamo, quella che poi mi ha fatto arrivare a approdare lì a Scalea, quindi anche quello è molto, molto importante. Purtroppo io negli anni ho deciso anche di andare a giocare o meno guardando anche il campo, il terreno di gioco, oppure l'ambiente piuttosto che altri fattori. Tutto il resto poi ovviamente si rifà poi soprattutto al discorso economico. Perfetto, sono arrivati i messaggi, Stefani? Meno male che hai glissato sulla tua domanda. Ah sì, secondo me è identico a Mario Sconcerti. Penso ti abbia fatto... Non rispondere. No, ok. Continuano ad arrivare tanti messaggi. Diciamo, scusami Stefano, un'ultima cosa, che sennò sembra che sì, non le diciamo. Anche il Davoli Academy è tornato, anche Davoli è tornata nella terza categoria. Giorgio, secondo me dobbiamo promettere una cosa ai nostri telespettatori, che da qualche puntata cominceremo dalla fine, cominceremo dalla terza categoria e andremo a ritroso, così diamo più spazio anche a queste squadre. Sicuramente. A proposito di questo, la regia dice che nelle prossime domeniche ci saranno altri gironi di terza categoria. Sì. Fausto lo conferma? Lo confermo. Ripeto, dobbiamo darci il tempo di poter lavorare. Abbiamo pure un'assenza importante stasera. Sasaia Pello è andato in trasferta, quindi manca da una settimana. Speriamo che porta bene, e soprattutto arrivano tanti messaggi dai telespettatori che ovviamente ci salutano, fanno i complimenti per la trasmissione, salutano Damiano Viscomi. Io non sono riuscita a leggerli perché sono veramente tanti. Grazie. E comunque ringrazio anche i telespettatori che ci inviano le foto e i video che poi vedrete su Instagram e su Facebook. Giorgio, ma è più alta, Stefania, o mi sbaglio? Com'è? Tocca il cielo con un dito. È l'effetto sgabello, così si dice. Tocchiamo noi il cielo con un dito, lo so, perché ci confrontiamo con tutti i telespettatori e mi reputano fortunato, come reputano fortunato Fausto Varano. A questo punto, nello stare vicino a Stefania. Grazie, troppo buoni, ma io sono veramente felice di stare vicino a voi, questo lo devo dire. E tutti noi vicino al noto regista Antonio Mauro, che è quello che poi ci illumina e ci dirige. Damiano, siamo arrivati alla fine, speriamo di non averti annoiato, però abbiamo apprezzato in te le molteplici qualità. Va a finire che l'essere un bravo calciatore è solo uno degli aspetti di Damiano Viscomi. Beh, diciamo che intanto vi ringrazio, sono lusingato di tutto ciò. No, vabbè. Ovviamente mi tengo stretto il talento del calciatore, se così, diciamo, viene confermato anche da voi giornalisti, comunque da voi addetti ai lavori. Ovviamente mi tengo anche stretto tutte le altre cose che abbiamo raccontato stasera riguardo la mia persona. Intanto vi ringrazio di nuovo per l'invito, siete sempre molto gentili nei miei confronti, e poi ovviamente saluto tutti i telespettatori che ci hanno potuto guardare. Ancora non è finito. Tutti quei paesi che metti su Facebook, andate a visitare questi paesi. Ho scoperto che da quella parte del litorale tirrenico, lì a Scalea, ci sono veramente dei bei posti. Ok, bene. Hai visto? E invece a Fausto volevo fare una conclusione un po' diversa. Fausto, dimmi. Tu per età e per conoscenze ricorderai un giovanissimo Dan Radar che contestava... Dan Radar, sì. Il cronista che contestava Nixon, addirittura sì. Parlava contro il presidente e poi ha avuto anche ragione, è una grande carriera. Mm. Ora c'è stato Jim Acosta che ha litigato con Trump ed è stato cacciato dalla Casa Bianca per quanto riguarda l'accredito, perché è un giornalista che ha fatto delle domande scomode. Quindi è veramente dura la vita dei giornalisti o di chi prova nel suo piccolo, come noi, insomma, a farlo? Oddio, facile non è, perché non li accontenti, non accontenti nessuno. Io ricorderete la cosa che ho detto alcune domeniche fa, a me fa piacere soltanto una cosa, quando due società avversarie ti contestano e che ti dicono che sei
favorevole all'altra. Quindi vuol dire che bene o male hai fatto qualcosa che sta nel mezzo, perché non hai accontentato uno, non hai accontentato l'altro, non hai criticato uno, non hai criticato l'altro, oppure le hai criticate tutte e due. È difficile effettivamente, specialmente per noi che andiamo in giro per campi. Fino adesso dobbiamo dire siamo contenti di aver trovato persone civilissime, ma tante volte qualcuno lo trovi di quelli che non sono buoni, come lo sanno i giocatori, lo sappiamo anche noi, però speriamo di non dover arrivare mai ad avere dei grossi problemi. Speriamo che capiscano che noi cerchiamo di lavorare, non siamo né per uno né per l'altro, e cerchiamo di difendere quanto più possibile la verità. Come tu a Trump l'avresti fatto una domanda cattiva? Come? A Trump la faresti una domanda ma io cattiva? Le domande cattive tu lo dici sempre, io le faccio a tutti se c'è da fare una domanda cattiva, ma cattiva nel senso che cerchi di stimolare quello che devi pensare, quello che devi dire, mai cattiva nel senso che gli vuoi male o vuoi fare qualcosa, apparire qualcosa di brutto. Se Damiano secondo me ha fatto qualche cosa che non andava fatto, io la domanda gliela faccio, glielo dico Damiano, ma perché hai fatto questo? Ma ciò non significa che con Damiano io non ho un grandissimo rispetto, non ci conosciamo da tanti anni, e lui apprezzerà che io gliel'abbia fatta la domanda, perché lo metto nelle condizioni di poter dare la sua versione. Magico Fausto Marrone. Stefania, grazie. Ci prometti che non farai più piovere, perché senza di te la trasmissione quando piove non possiamo andare avanti così. Ah beh, di questi poteri purtroppo non ce l'ho, e anche voi mi siete mancati tantissimo, come mi sono mancati i telespettatori. E io ricordo ovviamente di seguirci sui social durante la settimana, su Instagram e su Facebook, e ovviamente di mandare tanti WhatsApp con l'hashtag DomenicaGolS1TV. E allora è finita anche questa puntata, voglio salutarvi dicendo delle parole che per me sono ricche di affetto. Siete meravigliosi voi telespettatori, io vi saluto così. Sasai Apello, Antonio Mauro, Anton Luca Franco, Antonio Siciliano, Pasquale Lentini, Francesco D'Aquino. Voglio bene a loro come voglio bene a voi. Un appuntamento in collaborazione con We'll be right back.